Wrestling Cafe by Night vi ho offerto da... Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore. Lavastoviglie da 45 cm con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti. Porti via più monti tu. Uguale prezzi d'ingrosso, FPA di Bruno, Corso Potenza 183, Angolo di Alucento, Torino. Se riesco ad abbassare la sigla, così almeno riusciamo a parlarci sopra. Eccoci qua, pronti per una Eccoci nuova puntata. Qua. Una puntata di e Café by Night. Un saluto da parte di Eric Ganzerri, 22 e 23. Di martedì 28 aprile 2020. Buonasera da parte mia, anche a nome di Mattia di noi. Ciao. Di, bu di buon umore oggi o sei meno stanco del sì. solito? Ah ok No, buono, normale. buona normale, ah, okay. una sera tranquilla stasera. No perché c'è un cambiamento diciamo Di cui adesso vi mm. daremo, daremo conto C'è un leggero cambio di, di programma Per quanto riguarda il libro di Kenny, di cui, di cui adesso Sì, di cui adesso esatto poi, Praticamente il, diciamo, il la, Praticamente la, la, la persona A cui mi ero appoggiato per per comprare le copie del libro eh, ha avuto un diciamo ha avuto un contrattempo mettiamola, mettiamola così cioè il discorso è questo non è non, 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 è, non, è, sono, non sono arrivati i gli... libri no no ne abbiamo ordinati tre ne è arrivato uno cioè, ne è arrivato il libro sì. a me praticamente ma non è arrivato a, né a te né, a, né ad Andrea Negro quindi eh, adesso esatto. dobbiamo, dobbiamo praticamente operare in, in, in altro modo e l'altro modo è praticamente, modo è praticamente eh, riordinarlo tramite altra fonte. Se tutto va bene dovremmo averlo entro il 12. Do il, 12 sì. il 12 maggio, quindi dovremmo però riuscire a leggerlo in, diciamo, in pochissime... Se in pochi rius tempo. riusciamo a leggerlo in 5 giorni... Sì, sono 300 sì, pagine, dovremmo leggere 60 pagine al giorno. Non è particolarmente, non è particolarmente complicato alla fin fine. Non però... è complicato, però essendo un librino in inglese, magari ci mette... Un pochino di più rispetto a quello. Sicuramente, a dire, quello sicuramente. Oh, Ho sbagliato grafica. Adesso rimetto. Se non, se non funziona, se, se non riusciamo a farcela per un motivo o per l'altro, sposteremo abbiamo, questa Abbiamo comunque il backup a, e esatto. poi comunque la recuperiamo a giugno. Se non riusciamo a farcela, adesso, rimetto, adesso metto la grafica nuova. Un so. Eccoci qua. Perfetto. Abbiamo la grafica la grafica nuova. Quindi, Ri, buonasera. Mattia, di noi, buonasera anche a Gianluca Rossi. Grazie Mattia, buonasera Gianluca Rouge anche se ci sta ascoltando. Nothing, <ride> grazie. Se, se anche tu, ecco, ho, non è, ho, era ho... Naya Jax che questo... si è impadronita di Gianluca sì, Rouge per qualche secondo. Ho qualcuno che ha tirato un calcio fortissimo negli, diciamo, negli, negli zebedei di Gianluca, no? L'hai tra like puntata, sì. Ecco. Spostati, che... Una, spostati. Che salti un attimo, non ti, non ti che... sento, non ti, non ti, ti sal, sal, è la, sal... è light della puntata è la, è la, è la, se quella è la light della puntata. Figurati il resto. No, e dicevo... eh, non posso usarne un altro, perché sono Mark di quei due, non meglio, vale meglio. Uh, eh, però eh, della puntata di RO parleremo tra non molto, cioè tra un po', eh, tra, tra, tra un, una mezz'oretta buona, forse anche qualcosina, qualcosina in più, perché questa sera apriamo la puntata in modo eh, leggermente diverso. Ne approfitto per, così facendo per salutare Tommy Ferraris, che è sostanzialmente la persona che ci ha messo in contatto con il nostro ospite di questa sera. Buonasera, Tommy buonasera a tutti sì, eccoci qua e come detto abbiamo ospite questa sera l'abbiamo già avuto ospite credo non mi ricordo se era durante i pallonari o durante una puntata di Brescia di Caffè perché la, la mia memoria fa schifo molto credo i pallonari perché non, non ho mai tu, avuto tu, tu non c'eri esattamente due mesi fa dopo Milan genova grazie mille grazie mille Tommy e praticamente abbiamo ospite questa sera il dottor Federico Rano che ritroviamo anzi troviamo per la prima volta durante, eh, durante una trasmissione di Brescia che dubito segua tra l'altro ma quello non è non è importante perché comunque è, è forse l'unica persona seria qua dentro, almeno, almeno in questo momento, per parlare, eh, per parlare diciamo, di fase 2 e di Covid-19. Federico, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera, buonasera. No, Federico, persona per... seria? No, dai, non, Beh, sì. non ancora. Beh, già più, più seria dei quattro saltroni che sono nel microfono seria in questo media. momento. Esatto. Allora, no, ti abbiamo, abbiamo chiamato. Cioè, in realtà eh, l'idea l'ha avuta, avuta Tommy e gli ho detto, ma posticipiamo un attimo, per, perché voleva averti in onda con noi... Mi sembra una decina di giorni fa o fosse qualcosa di in più. Uh, però gli ho detto: no, aspettiamo un attimo. Aspettiamo l'inizio della. Aspettiamo comunque di essere nelle vicinanze del, uh, del, Dell'inizio della cosiddetta fase 2. Perché così almeno cerchiamo anche di, uh, di, di. Di dare un pochettino un vademecum. O comunque cercare di dare istruzioni su quello che. È incredibile. Come questo podcast stia cercando di fare informazione? Eh. C'è una, eh. una pandemia in giro per il mondo, direi che anche. Beh, va detto che la, la pandemia, comunque, fa, fa anche parte del, del, del mondo del wrestling da un po' di tempo. Questa parte con, sì, con la questione eh, di lui. Eh. Comunque, tornando, tornando a noi. Uh... Sera faremo nomi e cognomi N Meglio di no, grazie <ride> E poi di li no. faremo restare Esatto, no, <ride> in tre minuti Marisa prende i nomi certo. Assolutamente, dicevo, Marisa prende i numeri Esatto, es es esatto. no dicevo, eh, ovviamente di chiamarti intorno, di fate venire in onda intorno al, al 4 maggio Perché ho detto, ma sì, per, quello, per quel periodo dovremmo avere comunque delle istruzioni un po' più precise Di quello che sostanzialmente ci aspetta da qui, eh, da qui in avanti Uh, gli ultimi due giorni hanno creato una leggerissima confusione a riguardo relativamente a quello che ci aspetta uh, da, uh, da domenica in avanti. Quindi, uh, no, è, il è, il è, il momento, è il momento giusto di una piena di confusione eh giusto un attimo via, mettiamo, mettiamola così giusto un attimo, diciamo che la, la fate conto che la nuova autocertificazione è arrivata stasera, ah perfetto che vabbè, è già, è già tanto che ti sia arrivata adesso per lunedì prossimo perché insomma siamo pur sempre a sei giorni in anticipo con, con sei giorni in anticipo quindi tutto sommato non è neanche, è ancora su una quattro è ancora, è ancora, sì, sì. È, no, ancora... No, no, ma è, è praticamente identica a quella di prima cambiano due cose in croce, ma perché ah? per, ma perché di fatto non è cambiato niente in vista diciamo, uh, in vista di, di lunedì prossimo, infatti lego subito un commento in chat, il termine congiunti non è proprio chiaro. Ecco, partirei da questo, per esempio, perché effettivamente eh, Allora, se volete posso fare chiarezza io da Prego. questo. Prego. Qui. Prego, Tommy. Prego, Tommy um... tu, che sei, tu che sei un corrotto, eh, diciamo. Tu che, sei, <ride> tu che sei un corrotto, innanzitutto. Ma poi sei un corrotto, eh, diciamo, ufficiale, corrotto ufficiale e comunale, esatto. Sei comunque parte, nel, parte della politica del, del tuo comune. Dici cosa intendi per congiunto? Perché comunque ci sono sentenze della Cassazione. C'è cioè un, cioè un pochettino di confusione. Mettiamola così, prego. Dire che un pochettino di confusione è uh, una cosa leggera, non, non c'è un pochino di confusione, c'è tantissima okay. confusione um, i, I nostri ascoltatori, tutti quelli dei paragonari, sanno che una eh, delle mie attività parallele essere consigliere comunale per il comune di Velezzo Romellina, sì. e mi permetto anche di dire... È uno dei pochissimi comuni in Lomelina, che attualmente è ancora a zero contagiati. Benissimo. Non è una gara a determine chi ce l'era più lungo, esatto. no. evidentemente abbiamo anche lavorato nella, nella giusta direzione, essendo anche un paese no No, il ma fatto... è un, paese, noi siamo un paesino che non ha supermercati quindi il i fatto... nostri cittadini devono per farvi esatto. un esempio pratico andare fuori città esatto. in città più grosse mm -hmm. per, um, per acquistare quello che serve. Il sto fatto che i nostri, il nostri il cittadini fatto... abbiano seguito le regole esatto. e si siano adeguati alle cose è un motivo di vanto. Il, ah, fatto... Sia, so, il fatto che il comune abbia sette abitanti probabilmente aiuta, però no, scherzo, scherzando, <ride> non è vero che avete 7 Ci sono, ci sono <ride> comuni più piccoli, però anche <ride> quello è vero. Ma il rischio è uguale per sì, tutti per i paesini. Quindi è stato eletto essenzialmente perché non c'era mancanza di gente, hanno detto vabbè. Che c'era, se mai mancato di gente, comunque andiamo avanti. Abbiamo due, li no, due liste c'erano due... due liste anche a Balzola, non vuol dire niente. Comunque andiamo avanti. Che... Ma, la, la, che la... ma... <ride> so per rimanere in tema di paese piccolo, vai, vai, la gente è stata dove abiti ti viene direttamente a bussare anche, alla vai. porta e ti, chiede, esatto. e ti chiede: cosa devo fare? Cos'è sta cosa qui? Non ci ho capito niente, perché poi molti non ci hanno capito niente. Ho fatto esatto. fatica persino io a capire fondamentalmente, fondamentalmente tutto, e persino nella nostra chat. Abbiamo preso fuoco domenica sera per cercare di capire <ride> tutti quanti insieme la cosa. Cominciamo allora, subito tra i miei congiunti, esatto, quello per... che ha creato più confusione e um, vuole maggiore chiarezza. Usciranno nei prossimi giorni quelle che sono comunemente chiamate le FAC. Okay? Quindi sia Le con, con, con la C, non con la CK, no, no, con no, la no, Q, con, no, non no, con no, la solo, CK. Non, solo, poi... solo con la Q, ovviamente. Cioè, frequently asked esatto. questions, naturalmente. Vai. Quindi, poi chiaramente su tutti i siti e su, penso anche su tutte le pagine di in informazioni, queste eh. FAC verranno anche riportate e sarà molto più. Più aggregante riuscire a far capire la questione, a allora, um, tutti voi che avete una fidanzata che non la vedete dal 9 di marzo, dal 28 di febbraio, da quello che è la sappiate, che dal, mera mera, potrete, da ecco, sappiate no. che dal 4 di maggio potrete, ecco che dal 4 di maggio. Tornare a vedere anche la Fianzetta perché l'universo. Scusa un attimo, un attimo, riesci, è... riesci a spostarti un attimo? Perché stai saltando quindi non vorrei che ci sia qualche piccolo qualche problema. Di... Che così? eh no? È un problema. Proprio se salti un pochettino a livello di collegamento. Purtroppo, non so se Mattia ha avuto anche lui dei problemi di, di salto. Sì leggeri ecco, leggeri. leggeri, leggeri. Sì, 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 sì. Ogni tanto c'è un breve okay. salto sì, okay. Perché sono da PC. Provo al limite, poi a spostarmi velocemente sul, sul telefonino. Cellulare. Sul cellulare, che forse si sente, anche... si sente anche un pochettino meglio a livello di salti di linea, non tanto per allora... Ma facciamo così, mi sposto sul cellulare un Buone secondo idea. e Buone così, idea. visto che sono informazioni Buone importanti, idea. almeno esatto. sarò un po' esatto. meglio. Esattamente, buona idea. Ti riprendiamo tra qualche, tra qualche istante. Nel frattempo, mi sposto su, uh, mi sposto su Federico a livello di, di attenzione perché ho letto anche il tuo, uh, il tuo post sulla, sul, sul tuo profilo uh, personale. Diciamo che anche tu, che sei comunque dentro in. Eh, diciamo in prima linea per quanto riguarda per quanto riguarda questa faccenda neanche tu ci hai capito molto e diciamo che non è molto incoraggiante questa 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 faccenda non è molto incoraggiante questo 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 tuo sentimento sbaglio. sbaglio no, beh, ma spero che ci sia modo di chiarirsi nei prossimi giorni eh, a delle, delle facche anche credo che proprio mh, dovranno uscire dei decreti un tantino più, più precisi eh, per un po' come funzionerà questa cosiddetta fase 2. Io sono rimasto un po' spiazzato. Dalla da, da questo... dall'ultimo intervento di Conte. Eh, perché mi aspettavo una fase 2 persa, cioè quella che io intendevo per fase 2, eh, doveva essere la fase del controllo del, del contagio per poi mettere le basi. Per la fase 3, cioè l'eliminazione del virus. Eh, questa è una fase 1, e mezzo, non lo so, cioè. Che... Sono d'accordo con te. Sì. sì io io eh, ho una domanda, domanda. ho una meglio, domanda, sì. che, una domanda anche, perché è una roba. anche, che mi... scusa un se ti trovo. anche, anche tu, Federico, vai. se riesci a risolvere un pochettino per il problema di collegamento, perché anche tu salti un, un attimino nel, nel, diciamo, nel, nel mm. collegamento, mentre, mm. eh, mentre Tommy va, va molto molto meglio adesso. Vai, Mattia, scusa, sì, adesso sto no, i mobili, quindi. ok, <ride> vai, vai va, molto meglio, va molto meglio, ne discutevo. Dicevo, ne discutevo oggi con i miei genitori e volevo capire: ma i tamponi: come cazzo, li fa? Hanno ah, nel senso... Chi testano, come lo testano, eh, non dovrebbero iniziare a testare anche tutte le... cioè non dovremmo essere testati più o meno tutti a questo punto a giro? Cioè, sì, non dovremo. riesco a capire la, Il criterio con cui vengono fatti Non c'è, molto semplicemente esatto. Lascia la palla a Federico per Perché, non questo. perché chi, No, perché essenzialmente Se ogni giorno, allora a parte il fatto Che ogni giorno cambiano il numero di quelli Che vengono testati e non testati Quindi non si capisce mai se saliamo o scendiamo Però allo stesso tempo Oggi facevamo il calcolo Siamo eh, 10 milioni In, in Lombardia, in, in, Lombardia, in Lombardia. Lombardia. Uh, 70 milioni sono stati, sono, sono 70 mila sono quelli contagiati. Ma quanti non sono stati contagiati? Quanti non sono contagiati? Quanti sono latenti? Quanti sono immuni? Cioè, come cavolo fanno, a, 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 con, con che criterio stanno facendo le cose? È cioè, è ecco, quello che non riesco a capire. È una bella domanda che temo non abbia risposto. <ride> Perché <ride> Federico, eh, cioè, oh, Federico. nel minimo Aspetta. senso, vai, vai, Federico, vai. Posso, posso, vai, su questa prego, posso in realtà. Su, come, sulla fase 2 non ho ancora idea, però <ride> sulla fase 1 ehm, ho fatto la mia idea abbastanza chiara. Eh, posso dirti come sarebbe da fare, mm -hmm. perché qualcuno l'ha fatto, Beh, eh, i coreani l'hanno fatto, i tedeschi più o meno l'hanno fatto, ma anche da noi che hanno demandato alle regioni la responsabilità del gestire. Eh, tutta l'emergenza sostanzialmente dal punto di vista sanitario e quindi anche la questione dei tamponi, c'è chi ha fatto meglio e c'è chi ha fatto peggio. Eh, il Veneto e l'Emilia Romagna hanno fatto bene, molto la Lombardia bene. ha fatto molto male secondo me. Eh, quello che andrebbe fatto eh, dal punto di vista dei tamponi è che tutti i soggetti con una sintomatologia compatibile Con quello che è il coronavirus, quindi praticamente qualsiasi cosa, perché si può manifestare veramente in moltissimi modi e l'abbiamo visto manifestarsi in moltissimi modi, sì. ehm, okay. ma soprattutto nel 50% dei casi è asintomatico, o comunque tutti quelli che hanno una sintomatologia compatibile con coronavirus dovrebbero essere sottoposti a tampone. Lo che hanno fatto in Lombardia, in realtà, nelle parti d'Italia. È stato semplicemente dirgli di stare a casa in isolamento a questi soggetti. Invece, bisognava andare, fargli il tampone, verificare che fossero effettivamente positivi. E erano effettivamente positivi, allora tamponare anche tutti i eh, contatti, i contatti stretti che avevano avuto nelle ultime due settimane, perché in genere sono due settimane di tempo di incubazione. Così via, evidenzia anche quelli asintomatici, non solo quelli sintomatici a questo punto, e questi, quelli che risultavano positivi, risalire via la catena dei contatti stretti in modo da sapere chi era effettivamente contagiato. Noi oggi in Lombardia diciamo che ci sono stati 70.000 contagiati, ma potrebbero anche essere un milione. Sì, sì, esatto. Sono cioè, probabilmente non molti non esatto. quello cioè, quello di cui parlavo, cioè, quello che dicevo io con i miei è che comunque per dire in famiglia noi nessuno dei quattro ha avuto nulla. però potrebbe benissimo essere che siamo tutti e quattro il punto, asintomatici. Il punto, il punto è che non lo sai, il, cioè non, non lo non possiamo non sapere, non ma sapere, ma allora a quel punto come fai a dire vabbè, allora a questo punto cioè, Puoi fare una fase 2, cioè un, più che altro, Credo che sia abbastanza. Più che altro sai cosa c'è. An c'è anche, anche, anche poi una. C'è anche poi una. confusione di base. O comunque c'è una. Eh, come posso dire? C'è una. C'è un'aspettativa più che altro. Sul quale però non abbiamo. Eh, non abbiamo ancora conferma al 100%. Cioè, chi ha, ha fatto, chi ha preso praticamente il coronavirus ed è sopravvissuto. È immune a questa malattia? Cioè, la può riprendere eh, in, in futuro? o... C'è possibilità che la riprenda, non c'è Federico, può confermare o smentire eh, da quel punto di vista? Non c'è una conferma ufficiale al 100% di no, eh, di ma non c'è certezza. Ecco, non già... c'è certezza è... perché uno sviluppa gli anticorpi, ma non sappiamo se quegli anticorpi sono sufficienti a dare esatto. immunità. Esattamente, quindi. Mm -hmm. Quindi c'è anche l'idea, ok, eh, anche l'idea dell'immunità di gregge regge fino a un certo punto in questo, in questo momento, a parte che non c'è un vaccino, quindi comunque già di base esatto. il discorso dell'immunità di, di gregge va, un, va un, pochettino, è un pochettino a donne di faccia di costumi, ma eh, non puoi avere un'immunità di gregge perché appunto non, non sai se la malattia si può ripresentare in futuro, cioè non è come, non è come la varicella o come il morbillo che comunque, eh, che comunque la fai una volta e in teoria non dovresti più, eh, non dovresti più farla, finché non c'è una certezza da quel punto di vista... È difficile ipotizzare un ritorno a una vita normale in assenza, di un, eh, in assenza anche di un vaccino, mi pare di aver capito. Poi rispondo un attimo in, in chat. Il problema non è, tanto, eh, non è tanto che non ci sono i tamponi, e anche qui chiedo l'ausilio di Federico, il problema era al massimo l'assenza dei reagenti alla fin fine per esaminare i, i tamponi, però adesso la situazione com'è da quel punto di vista. Allora, ehm, se dobbiamo ripartire e dobbiamo essere in grado di fare mh, i tamponi a tutti quelli che ho elencato. Prima, aggiungerei anche tutto il personale sanitario che dovrebbe, eh, essere, assolutamente. dovrebbe, dovrebbe ricevere dei tamponi che non sono mai stato testato, e avrò, perché sono sempre rimasto asintomatico. Avrò visitato, non so, 50 coronavirus. Eh, magari, ma magari l'ho preso anch'io, eh, non lo so. Mm -hmm. Eh, e magari ho anche contagiato qualcuno, lo so, eh, quindi, tutto considerato, secondo me, dobbiamo viaggiare su, ehm, a, a quota di circa 1000 eh, tam, tamponi. Ogni 10 milione di abitanti, ogni, ogni milione di abitanti al giorno. Cioè, secondo me, dovremmo essere in grado di fare eh, 60.000 tamponi adesso, Italia, adesso da, in, in Italia in Italia o in, in Lombardia questo? cioè è un in questo. Lombardia secondo me almeno 10 milioni probabilmente di più eh, perché in Lombardia c'è evidentemente un problema maggiore che nelle altre regioni uh -huh. eh, l'unica regione da questo punto di vista qua che è in grado di reggere questi ritmi è il Veneto sì. che è in grado di farci 10, 10 milioni di tamponi perché ha ha sviluppato i reagenti, cioè, se in casa all'Università di Padova, sono benissimo, mentre gli altri avevano avuto un serio problema di approvvigionamento di reagenti più che di tamponi. Sì. Poi anche di, di personale che effettivamente vada a eseguire questi tamponi sul territorio. Perché, cioè, più che altro, chiariamo anche un altro, un altro equivoco importante. Uh, il fatto che comunque uh, il numero, dei, il numero praticamente dei casi registrati non stia calando in Lombardia e soprattutto anche in Piemonte, più che altro perché è la, mia, è la mia regione, però comunque anche il Piemonte dei numeri, uh, ha dei numeri piuttosto alti. Non necessariamente, Federico, correggimi se sbaglio, vuol dire che comunque stia avvenendo, comunque stia continuando ad avvenire a quel ritmo il contagio. Semplicemente facendo più tamponi li vai a scoprire di più questi casi, giusto? Esatto, è una... Vai vai, Federico, vai. Avanti, scusa. Vai, vai, no, vai no, avanti. Okay. Una, delle, una delle più grosse, dei più grosse equivoci di tutta la fase 1 è stato che tutte le volte che c'era un nuovo caso, veniva nominato il gruppo dei contagiati, non ci sono nuovi contagi. Cioè, non sono nuovi contagi. questi. sono eh, nuovi casi confermati. Casi confermati al tampone, magari sono stati. Contagiati due settimane fa, uh -huh. eh, ovviamente non sono il totale dei contagiati. I contagiati potrebbero essere molti di più. Anzi, togli togliamo oh, una... che... togliamo forse. I contagiati sono pro probabilmente molto di più. sì sono molti della... di più, però no, non lo per sai della... Il problema è che esatto, molti... non, non facendo. Non predisponendo un, uh, un programma adeguato di tamponi. controlli, eccetera. Eccetera, non potrei mai saperla, questa, uh, no, questa è... cosa. Oh. Un'altra domanda like tecnica me, like che me. è una cosa che, eh, di cui anche questa cosa discutevamo in casa e volevo capire una roba. Una domanda, ma cioè, mh, se, cioè, quando fanno il conto delle persone, dei morti, contano quelli che sanno che hanno il coronavirus o contano dentro anche i sospetti casi di coronavirus? Allora, all'inizio contavano i casi confermati di coronavirus. Um, adesso almeno per quanto riguarda le RSA sono sicuro perché me lo chiede periodicamente l'ASL anche i casi sospetti. Ah, quindi, quindi, quindi comunque c'è cioè, se, se uno muore di bene. cancro in casa sua dicono che po dicono, questo potrebbe essere il coronavirus, buttiamolo dentro nel conteggio, giusto? No, que no questo no. Okay. Eh, chiedono Nelle RSA io lavoro in un mm -hmm. paio di, di strutture per anziani. Esatto hanno avuto purtroppo un, 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 purtroppo un grande numero di decessi eh in, beh, questo, sì, in questo sì. periodo. Hanno um, chiesto non soltanto i casi confermati perché i tamponi abbiamo iniziato a farli eh, molto recentemente, prima non avevo mm -hmm. modo di fare i tamponi sui nostri ospiti. Um, chiedevano conto dei casi sospetti tra uh -huh. adesso ci chiedono conto dei casi so confermati e dei casi sospetti e dove che tengano conto uh, dei casi sospetti come ne nel caso di decesso mh, li contino anche, anche questi nel, nel computo generale morti diciamo, per coronavirus diciamo, in realtà diciamo che se sei... si va a vedere se... le, vai vai, i dati istat ce n'è sono veramente tantissimi stanno sfuggendo al, al conto comunque e mm -hmm. dati stat parlano di un incremento della mortalità in um, certe zone anche del 40-50% sì. negli ultimi due mesi nella zona di bergamo ma anche nella, nella mia città vigevano c'è stato un più 50% negli ultimi due mesi che vuol dire circa 300, 300 decessi in più, non eh, circa cinque volte tanto quelli che hanno consigliato. quello eh, no, è no, con vero. Eh, Aprivi abri i giornali ovvio. e le pagine dei necrologi erano una pagina intera, sì, sì. Beh, anche eh, qua... è una situazione Beh, che sì, non abbiamo sì. mai visto, penso per tutti ovviamente. Sì, Ma mi, mi confermi che però all'inizio però si faceva tutti. Perché io mi ricordo forse il secondo o il terzo caso di um, per, italiano morto per coronavirus che era un ottantenne in oncologia e si era detto morto per coronavirus. Cioè, mi confermi che però all'inizio si è fatto un po' un mischione. Guarda, all'inizio si cercava di fare informazione tranquillizzando anche un po' troppo, per cui si tendeva a distinguere i morti il coronavirus dai morti per coronavirus cioè quasi tutti dicevano va bene sono morti con il coronavirus però avevano una patologia importante sì, ehm, tendendo anche un po a minimizzare non solo a tranquillizzare secondo mh. me è sbagliato molti molti giovani in perfetta salute l'hanno presa un po' sotto gamba all'inizio sì, il rischio esatto. del contagio eh, quando in realtà è, vero, da è una patologia Grave a prescindere, poi è chiaro che per tutte le patologie, se uno ha delle altre patologie, quindi delle comorbidità, è la più grave. No, ma io ma... mi sono trovato tante volte a spiegare a tanti giovani: ok, voi potete anche non ammalare, ma guardate che diventate dei cavalli di troia in casa, esatto. Era esatto. quello no, per... che cercavo di capire. Che altro, sai, più che altro non si tiene mai conto che è vero, i giovani non muoiono, però alla fine i genitori che poi non è vero. hanno quell'età. Che poi comunque... Quindi... Non è... Quindi... Il problema è che purtroppo... come è dei cavalli vero. di Troia. Il, no, il problema è che poi purtroppo è venuto fuori e non è vero. Cioè comunque è, è chiaro che comunque l'anziano, la, comunque la persona, eh, la persona più avanti con gli anni, con magari anche, eh, anche delle patologie, è chiaro che ha una percentuale maggiore di morire, ma il che non vuol dire che comunque i giovani non muoiano e non muoiono comunque in un numero tutto sommato importante contando anche contando anche la suddivisione eh, la suddivisione dell'età è una malattia che purtroppo va, va presa con il massimo con il massimo, eh, con il massimo certo, della serietà certo. più che altro però la volevo spostare adesso spostavo un attimo la mia eh, la mia attenzione no dovrei volevo aggiungere qualcosa Federico scusami ti ho, ho parlato oh, solo sì tuttora perché non è che perché ehm, non è che perché l'ultima volta che ci siamo parlati avevo un tono di voce decisamente peggiore Era, perché eh, mi aspettavo Arrivasse poi quello che effettivamente è arrivato, sì. c'erano 1800 casi al giorno che esatto. okay? sì. si parlava di chiudere l'Italia. Uh -huh. Oggi che si parla di riaprirla l'Italia, anche dal mio tono della voce, casi confermati oggi. 2091 sì. mi sono più di sì. due mesi fa no, beh, abbiamo passato eh, abbiamo passato, abbiamo, ancora, abbiamo, abbiamo, passato no, abbiamo passato delle giornate dove, dove i, i nuovi casi confermati erano tipo il triplo rispetto, rispetto a quelli che sono adesso più che altro il vero dato il vero dato importante che comunque va eh, diciamo va ci, ci dà una sorta di conferma che comunque le cose vanno anche meglio da, rispetto a agli inizi è il fatto che comunque i posti in terapia intensiva occupati sono sempre meno più, più, più passano i giorni non dico che arriveremo a svuotarle completamente perché quello credo che sia oggettivamente impossibile però rispetto, a, rispetto al, diciamo, al picco eh, o comunque al top dei numeri della, della malattia e degli inserimenti in, in terapia intensiva siamo alla metà adesso più o meno no? perché eravamo intorno ai 4.000 adesso ah, mi sembra che siamo intorno ai 2.000 quindi e allora all in realtà era i posti in terapia intensiva erano meno di... 3.000 in tutta Italia mm -hmm. sono aumentati per sì, far sì, fronte li alle emergenze perché li hanno creati, esatto. Certo. Li hanno creati. Eh, sì, quello è uno dei dati più credibili, secondo me, perché è quello più facile da verificare nell'immediato, esatto. eh, eh, quello lì rende abbastanza l'idea dell'andamento. Dell eh, prima facevo fatica a trovare un posto in ospedale per un mio ospite tra ottantenne, eh, adesso no adesso c'è posto anche per loro ti do una notizia che, relativa alla mia zona per esempio eh, oggi a casa di Monferrato il sindaco ha, ha annunciato nel suo, diciamo, nel suo video giornaliero che il, un reparto dove eh, All'ospedale Santo Spirito di Casale venivano messi i malati di Covid-19. È stato chiuso perché, non, perché fortunatamente le cose sono, sono migliorate. E quindi al momento non c'è bisogno di utilizzare quel reparto. E quindi per il momento, finché praticamente l'emergenza eh, non, non è stata chiusa, questo reparto è stato chiuso perché comunque fortunatamente non ce n'è più bisogno. Anche questa è una buona notizia, direi tutto sommato, perché sì. tutto vuol, dire, vuol dire che le cose stanno fortunatamente lentamente, ovviamente, però le cose pian pianino stanno. Eh, stanno fortunatamente, fortunatamente migliorando. Infatti, volevo farti questa domanda. Secondo te a che punto siamo adesso? Cioè, il, il, ok, l'idea. Ovviamente c'è pressione, perché comunque adesso si vuole riaprire, perché comunque l'economia le, è in difficoltà. Quindi, eh, giustamente, molte attività per non, eh, per non cercare di chiudere, ovviamente stanno facendo pressione per riprendere, ovviamente, nella, eh, nella, nella sicurezza, se possibile, ovviamente. Uh, tu come vedi questa situazione? Cioè c'è, secondo te, è una, è, è la possibilità di ricominciare ovviamente con ingressi contingentati e comunque con movimenti molto molto limitati o numeri alla mano e ancora presto per ipotizzare un discorso, un discorso di questo tipo? Uh, sia contando le zone che a prescindere, cioè sia considerando la situazione per esempio in Piemonte e sì. Lombardia che in altre zone dove ovviamente la situazione è molto meno seria. Vai. Allora, in Lombardia è, chiaramente presto. Lombardia è chiaramente presto, in altre parti d'Italia è ovvio che a potenza potrebbe riaprire in relativa tranquillità, uh -huh. um, io non farei però un discorso di tempo, cioè di quando si può riaprire, ma di come si può riaprire, perché uh -huh. il come ovviamente influenza il quando. Ovviamente. Noi siamo pronti uh -huh. a uh, far fronte a emergenza eh, nel caso si ripresentasse e ancora c'è perché ancora non è passata noi siamo veramente in grado di fare a tutti i casi un tampone e a tutti i loro contatti un tampone la risposta è no eh, siamo sicuri che eh, nei luoghi di lavoro e in altri luoghi in cui è essenziale che le persone vadano negli ospedali ma non so nelle poste eccetera eh, che possano essere messe in atto delle misure preventive efficaci, come il distanziamento, eh, e che poi eh, ci sia qualcuno che, che controlla effettivamente. Eh, la comunità è istruita, impegnata e eh, è, è in grado di adeguarsi alle nuove norme. Mm. Non lo so, cioè, secondo me si è fatto un po' poco nella fase 1 per preparare, e anche nella fase 1,5 per come me la stanno presentando, sì. per prepararci a un'uscita facile da questa emergenza. Non è detto che dopo la fase 2 ci sia la fase 3, eh, potremmo tornare alla fase 1, almeno sì. in Lombardia o nelle zone dove eh, l'apertura sembra in effetti più rischiosa. Tipo tipo, Piemonte, eh, per, tipo tipo Piemonte, per, per esempio. esempio. Diciamoci, diciamoci le cose, esatto. Piemonte e Lombardia, perché Veneto ed Emilia hanno lavorato bene, Piemonte e Lombardia non hanno lavorato bene. No, esatto. Eh, eh, ehm, vabbè, non era neanche facile, no, non sto dicendo neanche che sia facilissimo ecco, agire come, come hanno agito in Veneto, dove, dove Crisanti, è un orologo dell'Università di Padova, molto bene la, um, tutta, tutta la questione con anche un appoggio eh, importante della, della, giunta, della giunta regionale Lombardia la giunta regionale ne ha fatte ne ha sbagliate tante, ne ha sbagliate tante. Sì, possiamo, io... possiamo dire le cose che ha fatto giuste facciamo prima che quelle che ha fatto sbagliate la, la giunta in Lombardia ha eh, sì, esatto. ampliato qualche ospedale to. ecco eh. Poi diciamo, tutto Vare il resto l'ha sbagliato tutto eh, perché sì, esatto. si sono concentrati sugli ospedali invece quando evidentemente la battaglia si sono, al... si sono anche concentrati molto al fare, a, a rendere il tutto una battaglia politica. Oggettivamente, Beh, quello, quello, ovunque, cose, eh, quello ovunque. non è. Solo, molte cose, non è solo molte cose se le potevano anche risparmiare. Hanno cercato Beh, di scaricare il barile sugli altri. Cioè... L'errore eh, è un da... grosso Infatti, infatti non, più è, grosso. È, non è un caso Beh. che Zaya sia in rampa di lancio adesso come post Salvini, proprio perché in veto è stato, ha lavorato in una maniera diversa rispetto yeah, a Hanno avuto ha di aver lavorato bene. Esatto. Una cosa delle, delle cose che mi hanno fatto più male era vedere i vertici di Regione Lombardia che scaricavano il barile su eh, prima le ASL e poi addirittura sul territorio. Quindi, su noi medici che eravamo lì a rischiare in prima fila e molti sono morti, eh, di non dire sì, abbiamo sbagliato. L'errore più, più, più grave è stato quello fatto con l'RSA, dove comunque è stato c'è stato un grosso errore di valutazione. Ed è una mossa che va detto eh, i, i, comunque i governatori. Comunque chi, chi dirige la situazione in, in Lombardia, ancora difende, tutto sommato. Però all'ultima sì, fintima no, hanno, dei, anche, alla comprato, luce hanno, dei hanno anche comprato dei, 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 hanno anche fatto una campagna pubblicitaria per vantarsi di quanto è bella la. la, la, la la, la roba in Lombardia, la, eh, la santità in Lombardia, ma, 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 da... ma quello fa parte del gioco. Cioè comunque, non, non, non mi sorprende, francamente, perché anche da Guarda, la allora, sì, cambia, un po', di... cambia un po' una cosa. però Scusatemi, cambia un po' una cosa. La consapevolezza della gente che a sto giro, pa, scusatemi la volgarità, aveva un po' meno voglia di cazzate, eh. e aveva un po' più probabilmente di sì. eh beh, eh, probabilmente si, sì, non, non lo metto in dubbio. Non lo metto minimamente in dubbio. Ma Federico, va avanti. Scusami, ma c'era la, la questione dell'RSA. Ehm... La polemica mh, che, che adesso è al centro di tutto, cioè che eh, il coronavirus nell'RSA l'abbiano portato i pazienti in dimissione dagli ospedali, secondo una specifica eh, direttiva di, di Regione Lombardia che eh, consentiva questa possibilità, in realtà è stata una cosa molto marginale nel disastro dell'RSA, perché pochissimi hanno effettivamente usufruito. Questa, eh, di questa opzione, eh, ma il virus è entrato lo stesso, e il virus è entrato lo stesso. Portato da medici, infermieri, operatori asintomatici che questi qui non hanno mai testato e ancora non testano adesso. Mm -hmm. Questa è la loro grave responsabilità. Eh, non hanno previsto anche la possibilità per noi di difenderci da questa. Da, da quello che, da, dal contagio e dal contagiare. Non ci hanno fornito loro delle necessarie protezioni, le singole strutture hanno trovato quello che hanno potuto. Io sono stato fortunato perché nelle strutture dove lavoro io, le protezioni le abbiamo avute quasi subito. Evidentemente non sono bastate perché eh, questo virus qua è, è veramente balordo perché quelle veramente top level erano ovviamente mandate, requisite dalla regione e mandate negli ospedali, ma questo è giusto, perché si sono completamente dimenticati il territorio, i medici di base, i medici, le guardie mediche, la continuità assistenziale e mm -hmm. l'RSA. Lì ci sono stati tanti, tanti morti, che potevano evitare e dovevano evitare. Allora, eh, volevo. cioè, passiamo un attimo, facciamo parte finale diciamo, di, di, questo, di questo discorso relativamente a quello che ci aspetta. Perché, basandoci sul decreto, dal 4 al 18 maggio, in teoria non dovrebbe cambiare praticamente nulla, a parte comunque, come dicevamo prima. No, se volete andare a trovare la fidanzata, ovviamente stando a distanza, anche se non ci crede nessuno, ovviamente starete a distanza potrete, potrete ovviamente farlo. Uh, mi sembra di capire. Vado, diciamo, vado anche a intuito: che forse è il mio errore. Uh, dal 18 maggio dovrebbero riaprire i negozi, mm, a quel punto, dovrebbero anche allentare la possibilità degli spostamenti, eh, le restrizioni sugli spostamenti. Perché a quel punto, perché aprire i negozi, no, Federico? cioè se tu apri per esempio un negozio, un negozio di scarpe ma non puoi andarci perché è una necessità a che punto cioè, non, non, ha, non avrebbe molto senso una cosa, una cosa di questo tipo o sbaglio e no per, que per quello aspetto de 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 dei chiarimenti più precisi sulle prossime mh, le prossime mosse legislative perché non, non sono chiarissime cioè non si capisce come ah, già adesso si discuteva prima di tutto dell'ampliare un po' il Raggio di, di, di uscita, tenendolo comunque all'interno dei confini regionali, però non, non mi sembra che ci siano state ancora conferme in questo no. senso. E, no, questo, sì, questo e tra è, questo, è, questo, è. Ed, ed... Questo, sì, questo si può fare. Cosa scusa, non ho capito. Uscire dal ed... proprio comune di residenza, ah, sì. no? no per, per esigenze, si può, si può fare. Cioè, se tu devi che so. Uh, ff, faccio un esempio. Vedo di partorire un esempio. Un esempio adeguato. Guarda, di posso, posso, posso farvelo io? Posso fare un po' di esempi? Vai. Così torno un al discorso che stavo facendo. Giusto per fare un po' di chiarezza. Cioè, se, il tuo, se, il tuo, che... se il tuo idraulico, per esempio, è in un altro comune, adesso puoi andare praticamente a. A, a, no, a, ma gli idraulici hanno o sempre un potuto agire Per dire, per sì, esempio. per dire Faccio, Ho fatto un esempio stupido Perché sì. non so che ovviamente agiscono Però diciamo che adesso puoi anche spostare: Tipo, devi mm -hmm. andare a prendere la bombola Nel gas del sodastream Puoi andare tranquillamente a farlo in, in un negozio praticamente anche fuori, anche fuori città. Prima, magari, non era molto possibile, una cosa di così. Per dire, per fare, per fare, per per fare un esempio, una sì, finzione sì, proprio letterale. Hai, hai reso, reso l'idea. Uh, da quel punto di vista, io ti posso portare un esempio molto pratico, perché è sempre come tirare una molettina. sembra che avevo raccontato proprio in chat. Io sì. ho un gommetto dove ho la, le mie gomme ecco. lì. E per i codici a te, i gommisti possono essere aperti perché rientrano tra le età. Eh beh, certo. Sarei dovuto andare in un comune più vicino a quello dove sto adesso, e si parla di 5-10 km di differenza, e addirittura spendere dei soldi per comprare le gomme perché non le avevo in deposito da loro. Uh -huh. e sempre tirare una monetina. Io chiamo i carabinieri del, del paese dove io ho le gomme, il gommista di fiducia, e dico: Scusatemi, ma è, è veramente così la questione?. E il carabiniere mi ha risposto: Per me, tu potresti venire. Non è detto che, ti, che chi ti ferma la pensi come proprio esatto, el, era, Quindi... ed era per esempio un problema, <ride> un problema che, per esempio, evidenziava anche eh, ieri, ieri sera Shai nel, nella puntata di ieri di Breaking Italy. Se non l'avete vista, ve la consiglio perché comunque: ma la sono persa ultimi problemi, per No, spiegava appunto che comunque c'è eh, essendoci comunque una definizione spesso vaga nel diciamo nel, nel, nel decreto si dà uh, la possibilità a carabinieri e polizia di avere diverse interpretazioni che possono essere più o meno arbitrarie a, uh, a seconda della situazione e che non è propriamente la cosa migliore del mondo uh, relativamente sì. a una situazione già adesso che comunque, uh, che, che comunque adesso è già abbastanza problematica comunque sostanzialmente c'è un, un po' dal mio rego... specifico però la mia, per la mia dire, idea sì. è che in Italia ci si sia veramente certezza del diritto soprattutto sì, sì. quando si usa la decretazione d'urgenza e, e la si usa con, con un ho troppa allegria, cioè... Non Beh, quanti, quanti decreti, quanti, mia... quanti decreti... tutti questi decreti sono passati dal Parlamento? Eh, eh. Ma, poi, comunque, ma storicamente, storicamente è evidente, cioè, comunque quanti decreti, quante leggi sono poi state dichiarate incostituzionali dopo, dopo essere state regolarmente app approvate <ride> e, messe, e messe diciamo, e me, messe in, in vigore? Cioè, non, non è la prima volta... Se non, non mi ricordo male, male, la nostra attuale legge elettorale forse è anticostituzionale. Sì, è è stato stato, infatti, infatti l'hanno dovuta cambiare, sì. perché comunque era... Era in, costru in costruzione in cosa nessuno ancora l'ha capito, in cosa è stata cambiata, però vabbè, <ride> in no, no, è stata cambiata. Stato... No, comunque il Beh, discorso Sono anni che è incostituzionale e dicono facciamo il governo per cambiarlo e poi non la cambiano. E eh, poi alla fine non la cambiano mai. Sì, perché ma, ma perché comunque... Un gioco no, perché perché... <ride> sì, per motivi politici, perché comunque a seconda di chi c'è in quel momento in... in potere, a seconda dei sondaggi, ovviamente conviene o non conviene cambiare legge elettorale. Vediamo... vediamo un attimo, facciamo una simulazione e vediamo che succede. Provare eh, ah, non... chiedevano... un familiare in un comune differente si può fare da se... dal da settimana prossima. Si... Sì, pare di sì. Pare... sì. Pare di sì. sì, sì ovviamente infatti... Sì, chiaro, non andare a trovare il biscugino quello magari no magari no però cioè, per dire i miei nonni, i miei nonni che sono due mesi che non li vedo bardatissimo andrò comunque sì, a, andrei, a trovarli andrai vestito andrai vestito come Walter White in, in Breaking eh, Bad per, logicamente però, però, però diciamo, ma un salto vado a farci. Sì, puoi farlo ti visti. tieni eh, loro, allora, sta, loro stanno in casa e tu a 5 metri però puoi farlo diciamo che almeno ti vedono sì, vedono, sì, vedono, vedono, vedono che sei ancora vivo diciamo è già qualcosa Uh, no, dicevo, c'era una domanda. Enrico. Dimmi, vai. Scusa, vai, vai. Sì, vo no, volevo solo prendermi proprio due minuti per completare il discorso che ho iniziato inizio serata, giusto per fare chiarezza. Sui fidanzati, ci sono esatto. due o tre. Vai. No, ma non solo sui fidanzati, in generale sull'interpretazione. Ma sto cercando di essere il più breve possibile. Penso di trattare tra i temi che interessano un po' tutti. Uh, e spero di, essere, di dare una mano a fare chiarezza. Il discorso dei congiunti più o meno l'abbiamo chiarito. Potete andare a trovare la fidanzata, esatto. quella che vengono definiti affetti, affetti esatto. stabili, vengono esatto. definiti, ok? Perché... Mh... Nell'universo delle reazioni sentimentali che è il mondo moderno, non ci si può più solo limitare a sposati o a malapena coppie di fatto. C'è una, una, una sentenza della Cassazione a riguardo, quindi potete, potete andare a trovare la fidanzata, cercate di non trasmettere. A meno che questa non sia in un'altra regione di via Tacca. Mi ha anticipato Mattia e il problema è questo qua. Nel nostro caso specifico, per esempio, da cui vi parlo, quindi la Lomellina, che è un tiro di schioppo dal, dal Piemonte. Ragazzi, se voi, se voi avete il fidanzato o la fidanzata in Piemonte, esatto. eh, Cazzo. purtroppo Cazzo. voi Cazzo. Siete, Cazzo. siete ancora vuoti e Ragazzi, siete what the esatto, fuck. Es esattamente. Ma tutta se, parte, se siete um, nella stessa regione, potete andare a trovarla. Esatto, se siete nella stessa regione, potete andare a trovarla. Non, non, trasmettetegli, sì. non trasmettetegli il coronavirus. Ovviamente, le piattole potete farlo. Coronavirus, invece, no. Ma vai avanti, Tommy, potete so andare a trovare uh, i fratelli che abitano in casa Potete chiaramente andare a trovare il papà um, cioè, uh, In questo momento il ventaglio si estende fino al sesto grado E il sesto grado per farvi un esempio che c'entra tutto e c'entra niente Comprende i figli dei vostri I figli dei vostri, fi figli dei figli dei figli dei vostri cugini okay. sono, sono nel sesto grado okay, Ma benissimo. non potete andare a trovare i vostri amici Ecco, quello sì, è una cosa un po' bizzarra, però insomma, è una situazione Mi così. rendo conto, è una contraddizione, mi viene, poi posso passare la parlare un attimo Federico, magari il motivo può anche essere eh, sanitario, più o meno so mia mamma e i miei fratelli dove sono andati, magari i miei amici che lavorano anche esatto. loro, non so quanta gente possono incontrare, magari può essere anche solo una questione così, magari può anche essere una mancanza di fiducia verso gente che di punto in bianco si mette a fare aperitivi e festeggi, Comunque, anche questo è una esatto, cosa esatta, sì, esattamente quello. Però, Però no, no, no. Per, eh, per, un, per un po' di tempo, stringete i denti. Gli amici, avete ancora. In videochiamata, però almeno potete andare dalla mamma, a, fa a prendere il ragù fatto in casa, vi mangiate il ragù della mamma. E, e certo. questo mi sembra che sia sì. una piccola conquista. Sì, peserete al termine, al, termine, al termine di tutto: peserete 25 kg in più. Però, vabbè, almeno avrete, avrete il ragù della, della mamma. Dicevi? Dell eh, ma, ma se avete mangiato male, prima. Che, si, che si sia mangiato solo. male in questo periodo, credo che sia matematico, alla fin fine, credo che sia ovvio. Dicevi? <ride> io sono. Io. Io sono dimagrito in questo periodo. Ma allora, tu non mangi un cazzo normalmente, con... però, permetti. Anche... No, no, anche io, una... io ti mangio come un porco normalmente. Solo che in questo periodo non sto, sto mangiando. <ride> mi sto. Mi sto eh, contenendo e okay. sto facendo esercizio in casa. Sei forse uno dei pochi uh... casi in Italia Dicevi, vai, uh, Tommy. Niente, uh, giusto. Una, un ultimo punto che me l'ho scritto sui fidanzati: le fidanzate sì, potete anche andare a dormire e, e a spostare. A casa del fidanzato è sempre poi un discorso relativo all'autocertificazione, da che da dove sei partito e dove stai andando. Chiaramente, per favore, usate tutti quanti il Senso, quindi ci stanno dando una piccola, eh, una piccola conquista. Mettiamola così: non la definisco nemmeno io. Fase 2 è una fase 1.2, probabilmente, ma hanno voluto forse 1. dargli anche 1. un nome eh. per cercare un po' di tranquillizzarci, anche perché c'era anche un po' questa volta. Però non approfittiamocene ancora perché esatto. manca. Ci siamo quasi, ma non mandiamo tutto a scatafascio. Mm. Proprio perché, eh, se si ripresenta, adesso abbiamo anche la consapevolezza che più o meno la cosa funziona, si può tornare indietro. Esatto. Quindi si rischia. Esatto. C'è proprio, pro ne, proprio, proprio nel decreto: c'è comunque la possibilità per eh, le organizzazioni locali e non solo comunque di. Ritornare alle restrizioni precedenti nel caso le cose dovessero peggiorare oltre un certo, un certo livello, quindi stiamo attenti perché comunque da qui a ritornare di nuovo chiusi in casa. Eh, vabbè che siamo ancora chiusi in casa in questo momento e lo saremo ancora almeno fino al 18, bene, la maggior, per la maggior parte dei casi, però eh, da qui a ritornare sì. praticamente alla restrizione, alla chiusura totale, veramente ci passa veramente un attimo, quindi stiamo, stiamo con calma. Volevo fare due domande più che avevo altro. Promesso di breve, avevo promesso di essere breve, quindi volevo solo concludere, sulle attività sportive potete andare a correre, potete andare in bicicletta, potete andare molto più lontano della famosa povertà dell'abitazione non ho ancora informazioni al riguardo sull'indossare la mascherina o meno, quindi questo non lo so. Allora, io, io ho letto oggi: io ho letto oggi che. Eh, di allora, no, aspetta un no, attimo, perché oggi praticamente uh, c'è praticamente anche qui confusione relativamente alla corsa, perché ho letto che oggi la, la corsa praticamente. Era, non era stata consentita perché, comunque, sudando e, e, e correndo con la mascherina la cosa sarebbe problematica. Non so se sia vera questa cosa. Che ho detto. Al, no. Al allora, mamma, in allora, per esempio, in, un... campagna, in campagna, per esempio, è vietata la corsa. In, in, proprio notizia, notizia di oggi. Vabbè, beh, in campagna c'è Luca che è un pochettino, un pochettino particolare. Però <ride> Ma in, in campagna, ho capito. In campagna, no, in campagna. Campagna alla, re alla regione, che c'è da campagna. Campania non c'è nessuno, eh, quindi nessuno. E eh, non fate io cosa lancio, seguendo. Esatto, esattamente. Cioè, eh, per esempio, in Campania oggi hanno consentito passeggiare, ma è vietato far jogging. Perché? Uh, in quanto le dette attività sono incompatibili con l'uso della mascherina perché è pericoloso e ove svolte con copertura di naso e bocca è tenuto conto che chi esercita tale attività emette micro gocciolini di saliva uh, che sono potenziali uh, fonti di contagio e uh, cioè, sostanzialmente suda sudi come un maiale e soprattutto comunque si genera saliva perché comunque la corsa e il fiatone comunque lo generano e quindi, quindi non è compatibile. Scusa, vai. Sì. Vai, vai ventili molto di più, non è, non è stupida come, no. come osservazione, ha, cioè, ha una, ventilando una, di più, in effetti, una, è, è, è un po' più a rischio. Ha una sua logica. Tra l'altro uh, ra raccomandano la distanza di uno o anche di due metri, degli, chiamiamoli atleti. Sì, sì. Ed è, è, è rimane comunque sempre il, il divieto di assembramento. Quindi se andate a correre in tre e siete tre amici, non potete fermarvi che eh, noi comuni abbiamo addirittura il potere di chiudere determinati luoghi eh, se diventassero luogo di assembramento. Quindi, per esempio, sono rientrati sui musei. I musei adesso rimarranno ancora chiusi. Per... I parchi riaprono, ma è necessaria la distanza di un metro tra tutti e il contatto è, deve essere al minimo. Ma se la gente se ne approfitta si rimette a fare quello che gli pare, noi comuni abbiamo il potere di chiudere anche i parchi che il decreto apre, perché ci lascia comunque un potere decisionale sul territorio. Mm -hmm. uh, L'ultima cosa importante, ce cioè ne sono tantissime, ma forse quella più importante, se avete più di 37 e mezzo di febbre non potete uscire di casa... Uh, e se addirittura siete ex coronavirus o attualmente coronavirus e uscite di casa c'è anche il penale. Sì, Quindi sì, esatto. mi raccomando, occhio anche su questa cosa qua. Sì. Cioè, e è... se non sapete di essere coronavirus. Siete, siete, diciamo, siete comunque siete nella merda, si, no? A parte quello, ma siete comunque in buona compagnia perché sicuramente esatto. molti, molti ce l'hanno e non lo sanno. Sicuramente in questo, in questo momento, appunto, essendo, essendo asintomatici, no? Volevo, ci sono arrivate un paio di domande che, a cui volevo far dare risposta da, eh, da, 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 da Federico. Uh, una era questa, adesso un attimo che la vado a riprendere, uh, eccola qui a me. Interessava sapere da Federico se ritiene opportuno fare la maturità in presenza mio cugino. Dovrebbe laurearsi quest'anno. Io, francamente, non mi sento tranquillo a sapere che andrà a fare l'esame in presenza di persone magari asintomatiche. Allora, spero ehm, che esca un decreto più preciso, però, ehm, in generale, eh, le norme igieniche. Eh, si dovranno rispettare sicuramente anche per ehm, colloqui o esami di questo tipo. Ehm, anche in presenza, secondo me, rispettando determinate norme, non dovrebbero esserci problemi. Le norme sono l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Eh, il distanziamento è in genere si stabilisce un metro e mezzo. Uh -huh. eh, adesso nella maggior parte dei decreti si parla di un metro anche per l'attività ludica al parco ho sentito sì. un metro, viceversa per l'attività sportiva due metri è il motivo che abbiamo detto prima però all'aperto il chiuso cerchiamo ovviamente di mantenere un distanziamento un po' maggiore mi alzo, eh, mi alzo un attimo no. che devo prendere una cosa eh. scusatemi, eccoci qua devo prendere una, una cosa eh, dobbiamo avere secondo me in generale e cominciare a vivere normalmente o no, dobbiamo avere sempre presente eh, che ci sono dei grossi rischi per, per fronteggiarli ci sono delle norme igieniche che, che abbiamo imparato in questi, questi due mesi che ci, ci dovremo portare dietro Però nella no. prossima fase 1.2 o 2 che sia ecco. Ecco, volevo fare una domanda. scusa, poi, poi volevo farti una domanda. Io, ma vai. niente. Quindi, anche, anche una cosa: l'esame di maturità nel rispetto, ovviamente, del, delle regole fondamentali. Quindi, chiaro che se uno ha la tosse, la febbre, ok, no, non la può fare in presenza, eh, ma se siamo tutti in apparente salute, uh -huh. tenere le distanze. Uh -huh. Ecco, no, volevo dirti questo praticamente, perché c'è comunque ancora adesso uh, confusione o comunque incertezza sulla questione mascherine. Cioè, uh, non tanto sul, sul fatto di trovare, andare a cercare mascherine e trovarle, sappiamo che, non ce ne, che ce ne sono poche, quindi comunque è un pochettino di difficoltà. Comunque, più che altro la domanda è, quale mascherina va bene? O comunque quale, uh, o comunque, diciamo, quale può essere un, diciamo, un. Uh, un, un, un sistema di protezione individuale che comunque ti può anche dare, mettiamola così, una sufficiente, ovviamente mantenendo sempre le distanze, eh, quello, quello è ovvio. Una sufficiente garanzia di stare, tra virgolette, abbastanza tranquillo. Faccio un esempio: questa qua è la classica è, è la classica, praticamente mascherina chirurgica, quella, quella classica, diciamo che, che quella, quella anche, se vogliamo, che costa che costa meno. Può andar bene un dispositivo di questo tipo, eh, mantenendo no, ovviamente questo... la distanza, vai. Questo dispositivo uh, è raccomandato sia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sia dall'Istituto Superiore di Sanità. Uh, e quindi può andare bene, tenendo mm -hmm. presente che non protegge tanto noi dal puntuale contagio, ma gli altri. Sì. Quindi, se tutti ce l'abbiamo, in teoria va bene. Uh, di... È quella che metto su al... Cerco di, far, cerco di farvela, meno, 8, cerco di farvela vedere ma... da, da vicino, dall'altra dall inquadratura, cos'è meno, cos meno la, la esaminate parte della parte della meglio. L'operatore sanitario mette su un filtrante facciale tipo FFP2, FFP3, che comunque vedo anche in giro per strada gente che usa FFP3, quindi un livello superiore. Mm -hmm. anche in entrata però questa ha un sufficiente eccola qui ha un, questa, un sufficiente questa questa, qua questa, questa qui è, quella, è quella che vi stavo che stavo che stavo mostrando stavo mostrando prima praticamente in in inquadratura. adesso la metto la cerco di spostare in così almeno così almeno ce l'abbiamo io nella eh, mia, la mia relativa ignoranza della normativa attuale anche perché poi dipende sempre da chi la deve applicare cioè in sostanza il carabiniere che ti ferma ehm, la porto sempre dietro, ovviamente, la mascherina, ma non sempre la metto su, e anche questo potrebbe essere un'interpretazione ehm, un che potrebbe andare per la maggiore a fare attività fisica, cioè portarsi dietro sicuramente la mascherina, usarla soltanto in caso di presenza di altre persone cioè uh -huh. quando quando poi effettivamente io per esempio in macchina non la tengo la mascherina perché sono in macchina da solo anche perché eh, poi anche, senso. Anche, perché, anche perché poi avendo gli ma occhiali avendo la la gli cora, occhiali ave... ma a, parte quello, a parte quello ma poi avendo anche gli occhiali con la mascherina spesso si appannano quindi può anche dare fastidio può anche può anche poi allora, essere, la, essere, la, essere la anche la grossa che vi voglio dare è che se si appannano gli occhiali la mascherina non è messa bene Ecco, perfetto. Che quindi... no, l'aria non dovrebbe passare da lì, dovrebbe passare attraverso la mascherina. Esatto, esatto. Dipende, Vede, credo, che, credo che il 50% dei nostri ascoltatori stia controllando. Io, io uso questa come mascherina, quindi non è che, questa, questa non qua qua, questa, questa qua che ho fatto questa qua che ho fatto vedere prima. No, no, non uso quella chirurgica io uso questa aspetta te la la questa qua quella tipo da smog la f la questa che eh, sia tipo un, un ffp 2 praticamente Vai. allora se c'è scritto sopra nk 95 ffp2 buona questa? non ho scritto niente no, 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 no quella si sì, uso quella uso quella è tipo questa questa qua, eh, qua non va bene, non ne ho più però, lì, non, non ne ho, la ne ho più però occhiali, va bene. Sì. Dovete, dovete regolarla con, la, con col ferrino che c'è sopra. Esatto, sì. Stringi il naso. Esatto. esatto che sì. aderisca al viso e non vi... Comunque... Non passa. Comunque, adesso, 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 adesso tolgo anche il quattro. Comunque sì, eh, già anche quella chirurgica... Cioè, per dire, se tutti usassimo anche solo la chirurgica, praticamente la percentuale di contagio dovrebbe essere molto, molto ridotta giusto cioè... molto molto ridotta quella perfetta non c'è ovviamente È chiaro però... perché per dire anche la ffp3 Uh, quella, 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 quella senza filtro, cioè senza valvola, chiedo scusa, non quella senza filtro, che comunque è quella che dà la percentuale più alta di protezione, arriva fino al 98, mi sembra 95, in, 98 in, in entrambe le posizioni, quindi la certezza matematica al 100% non c'è, però già, già avere questa che comunque ti protegge al 90, mi sembra 92, 95, adesso non ricordo la percentuale dal, da te verso l'esterno. L'avessimo tutti già, le cose sarebbero già molto migliori a livello di, eh, a livello, diciamo, sì. di, di, di potenzialità cioè, di trasmissione. ci sono vari aspetti. So. Tipo io metto sotto delle garzine perché così si bagna un po' di meno e dura un po' di più. Sì, e sì. poi butto solo le garzine, insomma, anche per riutilizzarlo visto che non si trovano esatto. poi così facilmente. Esatto. Adesso eh, vediamo, anche un vediamo, po vediamo, vediamo, vediamo adesso questa, questa questione delle mascherine a 50 centesimi Quindi vediamo un pochettino come eh, Se effettivamente per verrà quindi... attuata E se sarà effettivamente, effettivamente così Sarebbe già meglio rispetto, rispetto a, a quello che abbiamo adesso Cioè comunque sostanzialmente eh, per, per chiudere il discorso Poi adesso cominciamo anche a parlare di wrestling Eh Sostanzialmente dal 4 al 18 non cambierà molto, alla fin fine, per, per tutti quanti. Per la maggior parte, diciamo, anche di chi, eh, di chi ci ascolta. Saranno altre due settimane dove sì, potrete magari andare a prendere, andare a prendere la pizza takeaway nel, nel vostro comune senza necessariamente farvela portare, eh, portare in casa. Tranne in Piemonte, dove hanno già detto che non sarà possibile. Quindi un'altra mazzata per, per, la mia ah, regione, per la mia regione. No, benissimo. No, no, Piemonte ha detto che Ciro ha già detto che non è orientato a, a concedere... Chiedo scusa concedere l'ok okay perché comunque pare che sia ancora troppo un rischio. Uh, dicono per il single non cambierà nulla. Sì, effettivamente, anche da quel punto di vista è vero. Uh, no, dal 18 le cose. Si potrà fare il McDrive? Anche, anche per i fidanzati con gente con fuori dalla, in un'altra un regione. Ci dicono, si potrà fare Beh, il McDrive. Mettetemi una battuta. Vai, vai. Mettetemi una battuta. Anche chi aveva l'amante si è un po' andato in crisi, eh. eh. Ah, perché vai a dire diciamo al carabiniere guardi, sono andato l'amante, non è il massimo della vita, <ride> vero, esatto, esatto. non è il è massimo della è vita esatto. proprio no. Un grande problema. Eh, buonasera, De Luca. Che <ride> ci sono anche lei. Sono interessato a questa vostra mezz'ora di chirurgie. E ho chieduto di mezz'ora mezz comunque va bene, andiamo avanti. Ho una domanda tecnica al medico facente sitale: no, è medico che maschera vabbè quello che ha la laurea in medicina ecco, sì, che, già, che è già qualcosa che maschera, che maschera devo mettere alle squadriglie del fuoco sacro che debbono <ride> girare a Napoli e tirare <ride> il fuoco agli stronzi ma della no <ride> senta anche ah. il 5 di maggio, il primo stronzo che passa, va bene. Ok, spiace, grazie. Lo arrostisco per <ride> no, la monetizzazione di questo video. Grazie mille, molto gentile. Sì. Cioè, vogliamo salutare anche Andrea Negro Ci è, già è che siamo. costato la monetizzazione del video, però grazie. No. E no. datevi la campagna, allora no. Comunque, adesso scherzi a parte, tornando cercando di tirare le fila dal 4. Non dovrebbe cambiare moltissimo. E tra l'altro, era stata anche detta questa, questa cosa. Dal 18, se tutto va bene, le cose dovrebbero un pochettino. Nostra realtà, vediamo ovviamente come, come evolverà la situazione a livello di numeri per quanto riguarda, uh, per quanto riguarda la malattia. Dipende da noi. Ovviamente dipende da noi e speriamo sì. comunque speriamo comunque di fare le cose a dovere. Mi raccomando, le mascherine. Federico mi darà mi le mascherine. Mi raccomando, mantenere distanze Mi raccomando, niente assembramenti e poi speriamo sempre, cioè, noi continuiamo a fare la nostra parte, sperando sempre che le autorità sanitarie aumentino un attimino sì. il ritmo rendere più, sì. più rapida ed efficace possibile la fase 2, spero sempre in una pletora di tamponi che, 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 che ci rendano almeno il quadro più chiaro, in sì, modo aspettiamo. che almeno nelle regioni dove si può ripartire più tranquillamente si Vabbè. possa ripartire e anche ho abbastanza fiducia ai test sierologici che arriveranno prossimamente, sarebbero gli esami del sangue, anche quelli per avere un, un po' più chiara non che ci cambi moltissimo nel sì. momento della nostra vita, No, più che altro, eh sì, perché... più che altro è stato un argomento che non è stato trattato, comunque questo qua è eh, nella conferenza di conti. Infatti, eh, molti hanno avuto questa critica, anche, anche, è anche, è anche, è anche delle informazioni anche che perché, sono e anche perché nel decreto non c'è niente, quindi non, non, giustamente non potevano dire cose che poi, alla fine, nel decreto non c'erano. Speriamo, no, certo, certo, certo. speriamo di avere informazioni. Anche, anche per esempio, sull'app, per esempio, su questa famosa app immuni di cui di cui si parla da un po' di tempo. Che. Nel, almeno nelle intenzioni dovrebbe aiutare praticamente. Uh, praticamente il, il, il tracciamento, uh, no, altre due cose che ci avevano chiesto: ci avevano chiesto si potrà fare il McDrive. E se è aperto il McDonald's, sì. Al momento il problema, il problema è che il McDonald's è chiuso, quindi eh, sono, tutti, certo, sono, tutti, sì. sono tutti chiusi. Uh, quindi... per, quanto riguarda, per quanto riguarda gli asporti, si entra uno per volta nel ristorante. Sì, sì l'ha detto. E, uh, sì, l'aveva la spiegato Conti più o meno. Esatto, tutti in fila fuori come quando si, non so a chi è capitato di andare in posta, un metro di distanza comunque e Quando prendete da mangiare non potete poi consumarlo né dentro il ristorante, ristorante. A questo punto, tanto vale. Sì, fate bene, aiutate i ristoranti locali, ma fatele a portare a casa. Diciamo che se vai anche a fare lo sport, l'idea della fila. Uh, va bene, diciamo, fino. Cioè, L'idea della sì, fila dovrebbe, certo. dovrebbe, no, dovrebbe venire anche, anche meno in teoria con il discorso delle prenotazioni: se cioè, tu ti prenoti la pizza, vieni alle sette e mezza, in teoria non dovresti trovare codo, o comunque dovresti comunque avere diciamo la precedenza in base, ovviamente. Comunque sì, a quello. Ma io mi aspetto che magari dire. sono 10 persone in fila, esce la ragazza della pizzeria esatto. e mezzo, esatto. sette, sette e mezza e... Esatto, esattamente. E, e, e ti dà la tua roba praticamente. Ah, No, un'altra cosa, praticamente... Allora, non ho capito bene una cosa, si poteva fare una passeggiata entro un minuto di casa, adesso si potrà passeggiare oltre quel chilometro da casa? Sì, dal 4. Dal 4 praticamente sì. si potrà anche... Sì, andare... Non adesso, ma... Chiaro, se sei a balzo non vai a casale a piedi, questo, questo è poco, ma sicuro, però comunque una passeggiata in giro per il tuo, per il tuo paese, poi puoi comunque farla tranquillamente, ovviamente tenendo, tenendo la distanza e mascherine e guanti, vai scusa. Ti sveglio una cosa, tu da Balzala potevi andare in, eh, persino in bicicletta a fare la spesa a casa Eh, eh Probabilmente sì, anche perché comunque non c'è supermercato a Balzala, quindi io per forza... No, no, perché andare... la bicicletta è sempre stato un mezzo di trasporto che era consentito. Sì, sì, quello sì quello, esempio, sì, quello sì. Per esempio la moto, sì. la moto non si poteva andare in due neanche se si era marito e moglie, mentre invece adesso si potrà fare, uh, la bicicletta è sempre stato considerato un mezzo di trasporto valido. Mhm. Mm allora, io lavoro in un fast food e l'idea era di aprire il drive al e al massimo la sporto, l'idea di aprire era il 4, ma oggi hanno comunicato i vari locali, apertura posticipata al giorno 11, sì, so, vediamo ovviamente come... Dipende anche dalla zona, eh. va, detto, va detto anche questo. È da organizzarsi. Esatto, eh, beh, per esempio le fabbriche che devono riaprire il 4, per esempio, hanno il permesso questa settimana comunque di, di riaprire per riorganizzarsi, per esempio. No, c'è un'altra cosa, relativamente agli allenamenti, ci chiedevano relativamente agli allenamenti consentiti dal 18, boh, non si sa niente relativamente. In teoria no, nel no, decreto... Solo esatto, sono i professionisti. Esatto, sono i professionisti, O comunque se gli sport... Se voi siete... Gli sport, degli, degli così, sportivi... gli sport cosiddetti essenziali, mettiamola così. È stata... Questa è la definizione che c'è nel, nel decreto. Eh, se voi siete degli, degli sportivi direttamente sia in singolo che di squadra, considerate la vostra stagione sportiva. Sì, mo, eh, mo... se voi siete degli atleti sì. anche in singolo che vi state preparando per le Olimpiadi dell'anno prossimo... Quello potete già, potete farlo, potete, potete già farlo... Dal, dal 4, dal 4 dire, direttamente gli da, elementi... Dal 4 dall'11 non mi ricordo più. Da, mi se... Allora gli allenamenti individuali mi sembrano dal, dal 4. gli allenamenti individuali mi sembra. Però in, que... in questo momento veramente noi atleti... Però mi si sembra che fuori. non puoi andare nelle strutture. Cioè non, non puoi andare nelle strutture. Praticamente, cioè, non puoi, Poi, esempio, puoi non allenarti singoli, individualmente, non ma non puoi andare fare. nelle strutture professionistiche. Vai, scusa. Sport singoli, nuoto. Non lo potete. Esatto, perché, devi andare, perché devi andare nelle strutture. Eh, nelle strutture non c'è ancora la possibilità, quindi. Uh, quindi quindi non, non si potrà fare anche per esempio, uh, dico dal 18 potrei ritornare. Cioè, bis bisognerà, anche, per esempio, quando si potrà rientrare in palestra. Perché, perché ci va? Perché in palestra, salute! In palestra la vedo, la vedo un po' complicata. Che si possa eh. mantenere una palestra. le palestra saranno uno degli ultimi, eh? Proprio sì, esatto, proprio perché, perché si debbono organizzare. No, eh, a parte sì. quello perché poi comunque sì. bisogna sì. sanificare gli attrezzi, le panche, tutto il resto. Ci sale uno, ci suda sopra. Eh. Puoi anche togliere il sudore, però comunque, non, non, anche non, è, turni, non è che ci sia questa grande garanzia. Lì, di, diciamo, di, di sicurezza, quindi la vedo un po' complicata. Francamente, che, che si possa dire sì, loro purtroppo, come i teatri allenatevi cilinassero... come le massaie nel volturno, esatto. buttatevi nel lago, prendete il rifiuto atomico ma e no, tornate ma a perché... casa. È uguale, <ride> ma, è... ma non dica così va bene lasciamo andare Marco che sicuramente sarà eh, Marco sì, boh, scusami Federico no, 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 Marco ho avuto un, laps, un momento di, di senilità anche perché è, è anche abbastanza tardi quindi probabilmente vorrà anche, vorrà anche riposarsi giustamente comunque ti richiameremo sicuro perché eh, ci... adesso c'è la fase 1.2 praticamente il, il 18 riaprono le notte per quindi... per la fase 1 eh, sono... speriamo, speriamo di non, di non richiamarti no, per no. Il, ritorno, il ritorno al lo, diciamo, lo alla colazione lo richiamiamo per l'operazione paracadutare ma che paracadutare che su. di capezzerie va bene no grazie mille Federico se volete grazie, a voi. No, grazie ancora grazie ci, ci, ris ci, ris ci risentiremo sicuramente perché comunque questa cosa è ancora in costante evoluzione e quando ci saranno informazioni su, anche sull'app vorremmo sapere anche la tua, tua sull'argomento perché si è discusso molto però finché non c'è niente di definitivo su questa faccenda mi sa che è anche inutile, è, è anche inutile spaccare parole comunque sostanzialmente consi ultimo consiglio proprio per chiudere consiglio proprio in soldoni per diciamo per, questo, per questa nuova fase che per tanto nuova non è però alla fine cosa, cosa dobbiamo fare i tre consigli basilari per cercare di restare Io... il più in sicurezza possibile Federico um, secondo me va bene Allora, primo rispettare comunque le regole che abbiamo imparato in questi mesi uh, non è un tana libera tutti prudenza no. Tanto. Quindi, uh, secondo, quindi mascherine uh, sostanzialmente? Quindi mascherine, distanziamento, assembramenti. Guanti, se possibile. Se, se... Guanti, si, sì, guanti tenendo presente che bisogna anche cambiarsi di guanti. Eh beh, per... Certo, ovviamente diventa controproducente, lavarsi le mani, sicuramente esatto, esattamente. Adesso comincia, okay. covi, comincia anche a esserci in giro di nuovo la mucchina gel quindi non è, più, diciamo, e... non, è più, non è più, diciamo, non è più diciamo, non è più, diciamo, il santo graal. Si trova. Già. Esatto. Non voglio dire più facilmente, però, comunque detergenti per le mani si trovano abbastanza comodamente adesso nei negozi. Quindi usateli perché sono molto molto utili e, sper e sper speriamo bene speriamo l'unica cosa che possiamo dire speriamo bene quindi seconda cosa è essere ottimisti perché veramente il più è passato senza abbassare la guardia Ovviamente. e senza dimenticarci quello che abbiamo vissuto in questi due mesi qualcuno la vita più brutta di qualcun altro però fidatevi Chiaro. che è stato, è stato veramente pesante e Personalmente non, non lo dimenticherò questa cosa, ma so che ognuno a modo suo questa quarantena l'ha vissuta ehm, e ancora la vive, la vivrà eh, a modo suo e non lo dimenticherà, di certo. Eh beh, certo. Quindi non dimentichiamoci mm -hmm. neanche questo. Perché, se, se ci dimentichiamo quello che abbiamo vissuto, poi ci ricaschiamo. E eh beh, certo. che sempre, sempre insegnato non, non bisogna dimenticare gli errori, perché poi si ripetono in qualunque ambito. Non solo in questa. Esatto. Non solo in questa, in sì, questa, visto in il prezzo situazione. che gli abbiamo pagati. Esatto. E, 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 sai qual è la, la cosa alla fine. La cosa, la cosa su cui possiamo, possiamo chiudere anche il, il discorso è che comunque poteva andare anche molto molto peggio quindi figuriamoci se già adesso, se già eh, adesso sì, comunque abbiamo, commenti... pagato, abbiamo pagato un prezzo molto alto Figuratevi quello che avremmo potuto pagare se, eh, se, diciamo, se non ci fosse stata questa gestione se vogliamo braconiana uh -huh. di questa di questa di questa faccenda. Comunque, ci risentiremo. Prossimi... Sì, sì, sì. Ci sentiamo prossimamente. di questa 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 ancora facendo un po' i conti eh, l'impressione che ho io è che in molte parti d'italia sia andata bene sì. è andata bene mm -hmm. eh, però teniamo presente che il rischio c'è ancora Ovviamente. quindi anche se in parti d'Italia non abbiamo vissuto l'inferno che, che hanno vissuto la zona di Bergamo per capirci mm -hmm. eh, il rischio è solo lì quindi esatto lo dico. Grazie, grazie mille. Ci sentiamo bene. presto. E speriamo di avere buon lavoro. Oh, buon lavoro, grazie. mi raccomando. Bravo. E ovviamente, Ciao, un, Fede, saluto, un, un, saluto, un saluto, un abbraccio a distanza, ovviamente, anche a tutte le persone che sono coinvolte comunque in, in prima linea. Infermieri, medici, eh, persone che assistono, assistono gli anziani eh, all'interno dell'RSA. Delle, 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 delle comunque, tutte le persone che sono coinvolte giorno dopo giorno in questa, eh, in questa, in questa battaglia che comunque è molto, molto importante. Cambiamo radicalmente pagina, perché adesso passiamo. Passiamo alle fanfalucche. Dopo un'ora di, di serietà. Passiamo alle esatto. fanfalucche. Parliamo anch'io, quindi. Vabbè, to, Tommy, grazie mille, veramente comunque per questo. Gra grazie per a questo voi. Grazie. Un ultimo appello ai nostri ascoltatori, Vai. oltre a essere veramente vera massima prudenza. Non comprate tu che Battlegrounds. E ci <ride> tutti quanti perché il <ride> Marajai è tornato. No. Bravo, bravo, MopaniTheBank è già adesso, vinto adesso... Perché? Perché? Se, se eh, è come WWE eh. All-Stars sarà, sarà divertente Eh ma dai, non lo sarà, eh. scusa, 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 non l'hai visto il modello di Charles nana grassa? Cioè, sì non, sì, l'ho visto, l'ho in... visto, visto. Con le, con sì, le... sembra, sembrava Alexa Bliss, però vabbè, ma ne, ma no, ne parleremo ma... Ma... magari una volta, sì, magari. faremo una puntata no, è chiaro, è Super pugno, super pugno Vabbè, vediamo, vediamo un attimo cosa... cosa eh, è. Meno, me, me, Eric, Eric, meno male che io non li pago, quelli, quei giochi lì... Vabbè, <ride> comunque, no, comunque parliamo adesso della, della puntata di Raw, fase 1.82, che sono i milioni di ascoltatori che hanno visto, che hanno visto Raw ieri sera sempre, vabbè, più, ma... sempre meno... Sempre vabbè, meno. E si sono stabilizzati, si sono stabilizzati. No, veramente stanno continuando a calare, però vabbè... <ride> non Vabbè... No, alla fine, se, alla fine sono un milione, un milione e otto anche la settimana scorsa No, era un milione, era un milione e nove mi sembra addirittura la settimana, la settimana No, 8, erano un milione e cinquanta Però era Vedi? calato di più nelle ore Era stato un crollo Adesso vado, vado a vedere un attimo diciamo, alla fine il, si il dato Vado a vedere il, il dato Comunque sì, siamo, uh, i numeri mm. sono, sono sempre È calato in generale ma non c'è stato un crollo Adesso la gente che lo guarda è più o meno Ormai è, sono, che? Più, più o meno che si strano. sono stabilizzati che, che comunque, diciamo, eh, per esempio, infatti hanno, è calato ancora perché settimana scorsa era, uh, era 1,84, adesso 1,82. Quindi sì, hanno perso, hanno perso 20, cosa 20. Siamo lì, dai, siamo lì: 1,95 la prima ora, 1,89 la seconda, 1,62 la terza, la terza. La terza ora è la peggiore di sempre, in assoluto, nella storia, uh, nella storia del, del programma. Quindi... Purtroppo c'è la main event, quindi tocca a lui pagarla. Che, che è strano, contando, per esempio, la, cioè, la, la, la sensazione che ho avuto ieri sera guardando, la, guardando lo show, praticamente seguendo lo show in, in diretta, che lo show, nonostante, per esempio, un Six Man Tag interminabile che è durato 25 minuti, eh, nella Lasciamo prima ora il ritmo nel programma non era neanche poi così male. Fino ai 90 minuti Poi dai 90 minuti il crollo A livello di a livello, eh, diciamo di rinnovare il programma so, Dura sì. troppo Cioè è il solito problema Durasse meno però, però ti, Ma... Ok però ti dico l, 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 l... Cioè proprio ieri sera hai proprio visto lo show A un certo punto arrestarsi Dal punto di vista del, proprio del, 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 Dell'andamento dell dell Del programma proprio in, intendo cioè, non... E eh, non avevano più idee Basta vedere la stable di MVP Letteralmente non Beh, abbiamo più idea. È un, è un tag in questo momento eh, esatto, di che... tempo di prenderne altri due quando dirà questi sono scarsi, ma ne ho presi altri due per affrontarvi. E così per un po' di tempo. Ne ho presi due ancora più scarsi, tra l'altro. Per, per affrontarvi. Sì, ma quello è, ma secondo me l'intento è tenere Cedric ricoce più possibile. Creando dei segmenti per fare le tre ore, perché tra ormai è quello. Tra l'altro, ha ragione, la, 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 diciamo l'analisi che, che hanno fatto: cioè, l'analisi, uno dei punti che hanno toccato oggi uh, Del mezzo e Brian Alvarez nel, nel Ressover Severedio è comunque corretto. Cioè, effettivamente, alla fine dobbiamo anche a un certo punto cominciare a chiederci quale sia l'effettiva disponibilità di uomini per quanto riguarda la Web, che sono sempre, esatto. gli, sono sempre gli stessi, alla fine, è vero, è vero, è vero, se andiamo a vedere nelle ultime, nelle ultime due o tre settimane, sono sempre gli stessi. A fare, sì, a è fare vero ciò. esatto quindi, quindi cioè, mh, per esempio, Becky Lynch è sparita dalla circolazione. Ha fatto quel promo, ha fatto quel promo tre settimane fa e poi è sparita dalla circolazione. Uh, Seff Rollins, va bene. Perché vabbè, in questo momento ieri. non è utile, non è utile averla. Cioè, quindi è, fanno prima cioè, Adesso do, do, dovremmo. Devo, devo andare a prendere praticamente chi fa parte del uh, chi fa parte, praticamente, del, del roster, per quanto riguarda, cioè chi, chi ha fatto parte della puntata ieri sera. Uh, no, Orton, Orton retina, messi anche Job. Ci dicono ci dicono che Randy Orton. Però comunque Randy Orton ha un un Suo senso una sparizione a parte il fatto che Orton ormai è un part-timer anche lui. però sì. dopo WrestleMania, insomma, è stato messo K.O. in un last man Standing. Ci sta anche che sia fuori per vendere l'infortunio e J. è un altro che ha il senso, tempo di recuperare, domenica. che ha senso. Che comunque sia fuori, Più che altro, bisogna capire non gli serve, esatto. chi non è lì. Perché, perché non serve, chi non è lì. Perché vuole essere esatto. Non c'ha voglia o si è rifiutato direttamente. Quindi, eh, dovremmo quello. e poi dovremmo anche scoprire che che succede con Apollo Crews? Cioè, se, uh, se c'è qualcosa, se diciamo, uh, se è stata. Cioè, se, se, se era già previsto dall'inizio questa. Uh, se era già prevista dall'inizio questa, questa sua sostituzione, lo scopriremo sì, probabilmente. Sì. non volevano, non vogliono correre. Come ho detto l'altra settimana, ormai punto... ci provano e non corrono. Sì. Oggi ho letto una, letto una definizione, una definizione ottima. Non, non so se usarla, perché mi ho paura di dare spoiler a, a Mattia. Uh, mm. perché è una definizione che ha usato Matthew praticamente nella, eh, nella diciamo nella, nella sono indietro di un sacco di boccia meno quindi no no spoilerare è un riferimento di Soprano non so se usarlo o meno ah no no è che io sono la sesta stagione io appunto, sono è, rifer della è sesta stagione. riferita alla sesta stagione praticamente questo, questo riferimento e allora no ah, okay. non dire un caso non te lo dico, cioè, no, io lo dico vieta, stanno, no. stanno pushando praticamente è il push della sesta stagione di Soprano praticamente ha detto per quanto riguarda per quanto riguardava di, di, no? di vito e la dico ormai sta frase eh, Apollo Cruz sta avendo push della, della sesta stagione dei soprano cioè c'è cioè, quello quando muoiono tutti praticamente questo, ah, è, il, beh, questo, sì, questo okay. è il senso vabbè, che, che, che nella sesta muore un sacco di gente lo immaginavo sì, cioè, esatto, non è, cioè, che è finita cioè, la stagione cioè di esattamente, dire, di push, il, esattamente dire e il push è il push perché non ha nessun altro il discorso, il discorso sì, è quello sì. O, 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 è, o puoi farci un progetto più corto e te lo, te lo allunghi il più possibile. Che inizierà a morire un sacco di gente. Me lo immagino beh, anche è... l'ultima stagione. Quello, più... quello, quello è, è dannatamente evidente. Beh, diciamo. contrando, contrando che è una. Comunque anche il soprano, è una spirale discendente. Eh, direi beh, certo. che ci. Uh. Cosa Che c'è? Che hai avuto questa, diciamo, questa questa reazione. No, che ho trovato la serie completa. Eh. Non, non male, la serie ho fatto la serie completa dei Soprani in DVD a 40 euro Ma neanche pensarci. poi tanto effettivamente neanche Sì tempo. sì, Bella. potrei pensarci Ma in italiano? Cioè in italiano e inglese? Sì sì sì, in italiano in italiano Blu-ray? non, è, non è... No, no perché non l'hanno girato in un'altra definizione Ah no, aspetta sono regione 1 questi ah, DVD 1, qua Ah, regione 1 con gli americani, cazzo. quindi niente No, sì. Blu-ray Blu Blu non so se c'è scritto C'è scritto serie completa sul... Sul coso, però. No, codifica 2 della regione. No, no, sono italiani. Ah, regione regione nostra. Soprano in Blu-ray. Non so se è uscito perché non so se l'hanno girato in. Ah, no, c'è il Blu-ray. C'è il Blu-ray. Va bene, va C'è il Blu-ray. Devo vedere. Però, italiano sono usciti in Eh, questa è un'ottima domanda non che so, no, no, no. non, non so perché, perché i, 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 cioè, io li guardo in inglese quei sottotitoli allora, Però allo stesso tempo allora, la, eh... serie, la serie completa blu ray e, e hd digitale cioè te la puoi anche scaricare volendo uh, su amazon americano è venduta a 73 dollari sono 28 dischi quindi se non sì quali. So, sì, non so se qua sì come di... i, DVD, anche i dvd sono diventati Adesso vado a vedere il Soprano se esiste in italiano praticamente il, il, il Blu-ray. Vediamo un secondo. Non penso l'abbiamo fatto in Blu-ray in italiano. Quanto hai detto che costa la, la serie dei Soprano? 40 euro più 2 euro. 39,99 euro, sì. 39,99 39, 39, sì, 39, effettivamente. Yep. No, il Blu-ray non, non lo vedo qua in, diciamo, su Amazon. Ah no, eccolo qui. Il soprano 80. Soprano's Complete Edition 66 euro, però vediamo se è quello... Uh, se è quello, ah no, allora in lingua inglese con sottotitoli in finlandese e in svedese. Se ti, se ti... Se ti interessa, mm, ottimo. Lingua in italiano, evidentemente, non c'è. <ride> probabilmente, mettiamola... mettiamola così. Allora, tornando, tornando a Rodi di ieri sera, su gioco da BBB 2K Battlegrounds, Ma, a me non dice un cazzo. Devo dire, io probabilmente lo eviterò come, come gioco. Però... Allora, ehm mi ricorda molto a vederlo così, WWE? WWE All Stars. Sì, ma peggio, però. Cioè, perché WWE All Stars comunque. No, è... beh, alla fine. Allora, All Stars non ce va le donne. Sì, quelle vero, sì. non ce va le donne. E, e, cont e, deve contando essere... il, e contando il modello che hanno usato per Charlotte direi che non era una grave perdita. Sì hanno, hanno praticamente <ride> hanno, hanno preso hanno voluto farlo in maniera caricatoriale. Un mio amico l'ha definito tipo le brazze. E in effetti sì, è vero, vero somigliano molto le eh, Non, è, non, non è, è, è il solo che ha fatto questo paragone. L'idea del gioco, secondo me, cioè se voi avete visto com'era WWE All Stars, è un'idea carina. Non sarà un gioco con il roster completo. No. Ci sarà, sarà un gioco, probabilmente, con alcuni del, del roster attuale e molte leggende. È un archeidone. Ah. Sì, era l'intento se avete preso se, ripeto, se avete visto WWE All Stars sapete cosa comprate alla fine ci sta, è, è comunque un modo per buttare fuori un gioco, per avere comunque un gioco della WWE sul mercato il prossimo autunno e sì. la... aspettano un anno per poi rifondarlo da capo sai cosa Tutto più che qua. altro più che altro molti sono anche lamentati perché le, mh, ho, ho letto alcune alcune critiche ho detto guardando le, diciamo la prima impressione hanno detto questo questo sarebbe un gioco next gen sembra più un gioco da ipad più che da più che diciamo da, eh, da, sì, da sì, è eccezionale, graficamente non, non è eccezionale è vero è così, però, per... sì, però ripeto sì, no... ti dico anche questo se guardavi da all stars ai tempi anche quello lì non era che sì, fosse però, un però attenzione uh, uh, quello era uscito anche per il capolavoro 60. di no, no però eh? era uscito anche per 60 va detto quello e non è uscito sì, per la Sì, PlayStation 3, PlayStation 3. PlayStation 3 360, Xbox, sì. Xbox 360. Era, era, diciamo, un, era un, altro, un, altro, un altro modello. Uh, credo abbiano preso spunto eh. anche da WWE Mayen. Possibile, uh, bisogna vedere anche il prezzo in cui esce. Yeah, ci dicono but... giustamente. Perché, per esempio, NWA NW Playground uh, è uscito. Costa, non, non mi ricordo quanto costa adesso, NWA Playground 1 e 2. Uh, ma non, non, credo sia, non credo sia a prezzo, a pre, a prezzo pieno, uh, praticamente, no? NWA, NWA Playgrounds. Sembra l'avete passato eh? Per motivi ovvi, In Gli NWA sono, sono quelli di NWA Playgrounds, meglio che di NBA. Gem. Ma guarda, NBA NWA Playgrounds! NBA, uh, NBA Playgrounds uh, Alla fine ho letto comunque i dona, Negativi. Mi piace, ma sono anche i doni. cioè mi piace alla fine. Cioè io ho non... grandi comuni: negativi. che puoi giocare commenti... tranquillamente senza impegnarti. Giusto, Costano anche allora, allora, sono, che sono giochi che NBA. compri e giochi in compagnia con gli amici. Non sono giochi che vogliono no, essere simulati. Sai cosa? Un conto è anche comunque come lo fai. Faccio un esempio. Uh, NBA Playgrounds è, è una cosa. Fossi stata una cosa tipo NBA Jam, cioè NBA Jam è una figata. È un archeidone. alla fin fine, NBA, NBA Jam ed è ancora bello oggi. Vabbè, eh, NBA Jam è forse uno dei più belli è nettamente di uno sempre dei più belli di quel genere. Esatto. Adesso non possiamo chiedergli Di gioco. Già tanto che ne Dai. hanno fatto uno, NBA Playgrounds. Non so quanto costi sugli, sui vari store, non credo sia a prezzo pieno, francamente. Non credo sia no, a 70, 70 euro Non credo che sia che Però sia il discorso quello. è il solito E non dobbiamo pesarci tanto Già tanto che esce un gioco oh, già poi, tanto magari, che non poi magari Poi magari è divertente Perché WWE All Star comunque è vero Era un divertente Uno ci gioca Lo prende in un pacchetto con un altro gioco È, ti è costa una giusta. cazzatona divertente WWE Playground. Poi sì Non è il gioco della vita un gioco che ti ricorderai <ride> Probabilmente Non è un gioco che No, però è un gioco che se te lo giochi insieme agli amici, sì. cioè sei gli amici, hai quattro pad, fai come, ehm, come si dice. La New Legacy aveva fatto una versione divertentissima sì, del, esatto. di, di All Stars. Che praticamente era il finisher match, si caricavano solo le finisher, si colpivano solo con le finisher. Sì, sì, sì. venivano delle robe divertentissime. Ecco, and, and, eh, NBA 2K Playgrounds 2 per Xbox Live, per Xbox One, eh, che è, credo sia l'ultimo uscito, uscito fine 18. Costa 29,99 quindi non... 29,99 dollari. Vabbè, quindi. ma qui stiamo parlando del, del Plus Ultra. La più da era 19 dollari. Quello lì, no, Adesso... magari, magari costerà 30. Anche quello, dovessi, dovessi dire se già costasse a prezzo, bene, poi... a, prezzo, a prezzo pieno, sarebbe un grosso errore, secondo me. Comunque, il discorso è lo stesso, non lamentiamoci. Già è uscito, farà il suo sempre meglio che fare come la paura era di tutti: un tocchetto 21. Ecco. Almeno ci pensano. Eh no, ma non è hanno un anno e mezzo, hanno un anno adesso per sviluppare il prossimo gioco. Speriamo che facciano. da torna... zero, almeno esatto. partono da zero. Però, attenz però attenzione, come abbiamo detto, durante, eh, durante il, diciamo, il il, il, il caffè, eh, non è detto che comunque un anno, diciamo di. Uh, un anno di assenza o comunque un anno di sviluppo ti porti poi a fare comunque dei, uh, dei, dei bei giochi. Ricordiamoci il primo NBA Live che doveva uscire praticamente dopo, dopo l'anno di stop fu, che, fu, che, che, fu, che fu bloccato. Eh, diciamo. Non è mai esistito, infatti. Non è mai esistito. Lo inventi tu. Cioè, faccio, faccio un esempio. NBA uh, praticamente, dove. Eh, Cos'era? NBA era NBA Elite 11 che era il che aveva il, il diciamo il, il come, come posso, posso dire, aveva il. Aveva il bug del diciamo di del. Di Gesù Cristo, praticamente, cioè, cioè praticamente hanno fatto alcune, alcune copie, sono trapelate eh, in giro. Comunque riuscivano, riuscivano a vendere. E c'era un grave bug che non era riuscito: praticamente i giocatori si fermavano a un certo punto così in, in, in posizione da Gesù Cristo, praticamente, all'interno All'interno del cerchio. All era sulla sparghietto sul, uh, sul ferro. Ma infatti, ma infatti quelle, quelle, quelle poche copie che sono uscite hanno una valutazione altissima infatti in giro per il gioco trash, come tutte le cose trash ha un suo valore. Uh, NBA Live uh, NBA Live Jesus Bug, farmi ecco qua, Jesus Glitch. Eccolo qui. Non è, non è, non è, non è era un NBA 11. Live senza un NBA Era, era l'11 praticamente il, la, 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 la crocifissione di Binum. Cioè, ci sono i vari video. Parlando di Binum, ci sono, cioè, cioè, sono praticamente. Ci, cioè, cioè, se, vedete, se vedete, praticamente il, eh, era, uscito, era nel demo praticamente questo, questo bug, eh, ma anche nella versione definitiva. Uh -huh. Uh, cioè, praticamente giocavate praticamente, la partita <ride> e a un certo punto si vedeva praticamente, un giocatore a centrocampo <ride> in, 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 no. in posizione crocifissa, in posizione crocifissa che faceva anche, faceva anche molto, molto ridere. Uh, per diciamo, mettere i filistei, sì. andiamo avanti. Tornando a ro di, di ieri sera, allora, uh, ripeto, alla fine lo show, uh, lo show, secondo me, comincia a patire. Eh, anche il fatto che comunque sono sempre gli stessi alla fine, all'interno di questo. Sì, di questo sì, perché se fosse. Che attenzione! È lo stesso problema che ha, per esempio, Dynamite. Anche Dynamite ha questo problema, perché comunque, anche, anche a Dynamite mm -hmm. sono mm -hmm. Sono comunque sempre gli stessi 12 o 13. E a quel punto, allora, deve. Diciamo che la, la fortuna, tra virgolette, della. Cioè, non la fortuna, perché è comunque è un problema, però. Uh, la quantomeno nel, nel due... finire presto ah, no, posso parte, a parte quello, dire. ma nelle ultime due puntate, se non altro, la ha sopperito al fatto che comunque ci sono sempre gli stessi con i segmenti registrati, cioè comunque con i filmati registrati da casa. Tipo, tipo quella roba del Bubbly Bunch. anche per esempio, ma anche i promo di Matardi, i promo di Jake the Snake. Cioè, comunque uh, comunque riescono. A, uh, essendo che comunque lo show è registrato anche da parecchio, ma detto anche questo. Uh, riescono comunque a, a sopperire con degli altri filmati. La WWE in questo momento non lo sta facendo questo. Questa, uh, questa cosa, vedremo nelle prossime o se lo filmate. fa non è che faccia dei gran filmati vedremo se dopo ti... più, più più altro sai vedremo do Money altro... in the Bank perché la prossima puntata di ora è già stata registrata quindi bene o male non, non credo che altro, non mi aspetto grandi cose sai, come sai cosa Vai. Smackdown durando due ore è vero che ha sempre le stesse persone però dura due ore sì, esatto, ieri meno. a Raw hai visto, cioè ieri a Raw Andrade e Cruz hanno lottato due volte sì. E i match sono anche lunghissimi esatto. per cercare di arrivare per cercare di tirare quelle tre ore. Il problema è anche la lunghezza, dirò, che, che ti fa capire tutto di, de, 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 della situazio, la situazione sì, di emergenza, il problema è anche quello, dirò, eh, esatto. che volte soffre Sopo. tantissimo per questa cosa delle tre ore. L'ha sempre fatto, però adesso effettivamente. Guardi più dai, quando mai hai visto lo stesso lottatore fare due match dove praticamente glunghi poi? Perché alla fine Andrade e Cruz hanno fatto quasi 40 minuti di lottato più promo. fatto un'ora. Un'ora. Che schiaffone gli ha tirato Kiryu's Eh sì, era è abbastanza. La, è la potenza del Un schiaffone importante essere... gli ha tirato. Eh, sì, esatto, esatto. Esatto. Doveva fare anche tranquillo, però non gliel'hanno fatto dire. Eh, parlando di Apollo, non sappiamo chi ci sarà. Cioè, non, non so chi possa essere ha... allora, al suo posto. Allora, non si è capito. A, ah, se viene sostituito da qualcuno. Sì, allora sostituito... No, è... allora, sostituito sì, perché ha detto che non ci sarà Man in the Bank. Ok. L'hanno detto, la... detto sul di... su sito, su www.com, <ride> www. <ride> che hanno praticamente che yeah. si, è, si è tirato fuori. Magari sarà qualcuno... Magari sarà qualcuno... Come si dice? Pensano sì, Garza tutti. Eh, qualcuno dei O fanno un triple fretta settimana prossima tra i perdenti del, dei match, praticamente. E allora uh, entra Theory Quindi, quindi MVP. Eh, gli altri due chi erano? Fiori e, Theory e Buddy Murphy. E però Buddy chi Murphy? cavolo fa il verifico? Però, però sono sto... son cioè son esatto, son tre il Esatto, sono tre heal. O si tengono il mistero praticamente fino al, fino al pay per view. Certo che se lo tengono fino laggiù. Sì. Ormai e torna, e torna di nuovo Brock Lesnar. Brock Lesnar arriva. Bella perché... lì. Eh, io guarda che io non, ci, non lo butto via che. Sì, Comunque, ma già, ma, ma già fatto, sì, ma l'hai già fatto ma già fatto l'anno scorso Cioè, Brock Lesnar intendo cioè. No, non no Brock Lesnar Però un altro che non, non, è, non sappiamo Io i, i allora, tre della Vega non ce li vedo Allora, se deve, così, allora così. se deve essere qualcuno Che appare a sorpresa che non è previsto Visto e anche considerato Che l'abbiamo rivisto ieri sera Io l'idea ce l'avevo, Io Esatto, anch'io Io non escluderei Samoa Joe a questo punto Mi piacerebbe l'idea Samoa Joe Mi piacerebbe l'idea Samoa Joe

Alist Alistair Black contro Mal. Che culo eh. Uno che deve perdere Almeno Mal eh. sì, vabbè, Uno oh, che, uno, che, uno, uno, che uno Diciamo Come, come posso dire um, Uno Uno che deve perdere Ma che almeno sappia fare Praticamente dei, dei, dei buoni dei buoni match alla, alla fin fine Quindi non lo so So. Ma no, ma male. serve per perdere, serve perché Black, è continui o, o, o gli danno la valigetta a qualcuno, gliela danno. La prima sì. fai l'ho già vista. E poi bravo, è, è già un... pronto è... a prendere la distorzione. Un C'è uno in chat fan... che dice io mi dissocio. Bravo, sono pienamente d'accordo. Con, con... con il disegno, ma dissociati. non mi dissociate. Va bene. Ma <ride> ragazzi se, se Apollo Cruz va per i titoli Stati Uniti, che, è che quello è. Perché non mandare male a prendere le botte da ma Black ma e fargli fare un mese di Black ma Perché risped non rispedirlo in Canada Ma, cana, ma non... Polo Cruz almeno è bravo. <ride> eh ragazzi c'è Ginder Male per loro ginger. Ma no, Polo Cruz almeno è un buon wrestler, sai cioè, cosa? Solo, sai cosa, cosa Ginder è pensato? grosso? Mi è venuta eh. in, me in mente una cosa a cui non avevo, non avevo pensato. Uh, hanno appena rinnovato con Ten in India per l'80% in più praticamente di eh, quello eh, che prendevano sì. prima. È, hanno... è, è, il momento, anche... è il momento Andiamo di lì. ricominciare il push per l'India, evidentemente. Oh, oh, e eh. eh. allora lo metti in TV, fa due match con Black, le prende per un mese, poi, non... poi fate quello che vi pare, datelo in basso ai cani. Però Ma perché oh, Vabbè. E ci... se, se servono li... No Allora A parte il fatto che, si... che ultimamente dopo. Uh, dopo, diciamo, dopo, dopo Tiger King si dice dare impasto alle tigri ormai, come, come si dice: abbia fatto la moglie: Ma fatto... cos'è sto Tiger King? Tiger King è una serie documentaria che hanno fatto su Netflix. Praticamente. Mm -hmm. con, su questo personaggio che si chiama Joe Exotic. Che, eh, che praticamente gestiva uno zoo di Tigri. Mi sembra, qualcosa, qualcosa del genere. Okay. Uno di... certo, Tiger e, King. e praticamente questo Joe Exotic adesso è in galera. Uh, è in galera uh -huh. per, uh, per uh, ha preso tipo 22 anni insieme di galera. Per, per, per aver praticamente commesso un omicidio su ordine della moglie, praticamente ah, ah. È, uno, è uno delle, diciamo, delle, diciamo delle, delle, delle Delle battute che si fa, ma che potrebbe anche avere un fondo di verità. Che sostanzialmente pare, cioè la battuta che si fa sulla moglie di Joe Exotic, è che sostanzialmente la persona che ha fatto uccidere praticamente da, da Joe Exotic si è, data, si è stata data in pasto alle tigri, praticamente. praticamente di, di, di Joe Exotic è un documentario. Ricordati sempre, Carol. Documentario... Pare sia un documentario. Cioè, mh, è, è un documentario che è diventato virale praticamente come, come serve sì, pare sì che... Ma infatti, ma ne vedo che ne parlano un sacco e non ne so. Ma parla tantissima gente. Io non l'ho visto. In particolare lui. Eh, sì, Il di parlare. Cioè, Proprio dal... redneck, redneck. Allora, hai lui conto? è. è... è... Allora, lui... allora, vediamo se, se riesco a descrivertelo. Hai presente. Uh, hai presente quando. Uh, um, aspetta, eh, che faccio un paragone. Hai presente il poster di Slamboree, no? di Slamboree della WCW con uh, con Buff Bagwell in versione molto sì, omerotica. Sì, sì, sì. Om ecco, prendi lui tinge i capelli di biondo, dagli un pochettino più di grasso e metti, de e metti delle camicie no no ma me lo ricordo, non so come è fatto sto tizio, l'ho okay, già perfetto, visto perfetto, perfetto, eh, perfetto. Eh, ho visto eh, le foto, che foto Tiger che ma è per quello che chiedevo okay. chi cacchio, cioè chi è perché vedo che era diventato gu virale in sto guarda, periodo, guarda, non più guarda gli... il programma è... e <ride> che giudica cioè, non... io, Vabbè, basta io le clip, lo vedrò è lo, il suo lo, modo di parlare che lo vedrò perché pare sia abbastanza assurdo come programma però gli darò gli do un'occhiatina. No, è, è assurdo, è assurdo il Tiger King. Però ricordiamo lui, che, tutto, se... che tutto questo, fuoco, è stato. Oh, è, è venuto fuori un paio di giorni fa. Praticamente che um... aspetta, che vado, che vado a riprendere praticamente la notizia, ecco qua, diciamo che è spaventoso questo uomo, no, no, praticamente, notizie, praticamente, diciamo. praticamente e infatti Carl, eh, Carl Basket ha dato il suo ex marito in pasto ha dato il suo ex no, marito in pasto alle tigre, esatto, praticamente, cioè, praticamente, 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 eh, praticamente eh, hanno fatto un'intervista, eh, <ride> ha fatto un'intervista <ride> a Mattevene e ha rivelato che eh, sono andati lui, Jay Little e Dalton Castle a, a, praticamente allo zoo dell'Oklahoma di, eh, di Joe Exotic e praticamente dalle domande che gli hanno fatto le, gli addetti praticamente, eh, praticamente a questo zoo, lui è giunto alla conclusione che loro credevano fossero delle spie. Praticamente che, che, ah. che fossero delle spie Mandate praticamente a, a indagare O comunque A diciamo Persone non gradite oh, Praticamente Sì eh, dice, oh, sì dice, Questo zoo adesso dice, Non vuole nessuno Dice cioè praticamente, signora, dice praticamente basque, Pensavano Non vuole nessuno perché... Pensavano praticamente, praticamente... Dice, dice Matteo Pensavano che fossimo Praticamente O degli attivisti O delle spie Praticamente sì. e, e quando hanno visto Le nostre uh, le, le nostre reazioni Che erano tipo Calmi Cioè voglio, siamo qui solo Per vedere delle tigre Finalmente Hanno, hanno capito Che non avevamo Praticamente Cattive intenzioni ci hanno, e ci hanno, lasciato, ci hanno lasciato in pace. Comunque, tornando a, tornando a noi, tornando a. possiamo anche avere Drew contro Ginder? Vi ci sarà da cagarsi sotto? Eh, magari sì. Eh, Dru contro Jinder guarda che potrebbe essere più. Vabbè, un match lo fanno. Per, un, pa per un pay per view, eh. c'è un pay per view del cazzo dove si può, si può fare un match del genere? Eh, cioè? Ma no, ma anche in puntata. Tipo se allora, Cash. Allora, aspetta un, attimo, aspetta, aspetta, un attimo, aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Uh, cosa c'è di pay per view dopo, dopo Money in the Bank? Cosa c'è a giugno? Credo Backlash. Backlash? Allora, no, per ba forse, forse siamo... no, Extreme Rules è prima di SummerSlam adesso. Ok, Forse allora, era Backlash. WWE. No, l'anno scorso, sai cosa? Sai cosa? L'anno scorso c'era. Um, dopo Money in the Bank. Sì. No, no, aspetta allora, ricordo, A giugno allora, c'era no, Super no, Showdown no, no, Non è Crown Jewel perché Crown Jewel l'hanno fatto adesso cioè, esatto. no, Anzi in realtà hanno fatto Super Showdown no. però, però era il pay per view praticamente Che dovevano fare in Arabia Saudita Crown Jewel era quello di, di novembre Esatto, di il pay per view che dovevano fare Che era una cosa a maggio-giugno che eh, che, che fortunatamente quest'anno hanno spostato a febbraio. Perché l'anno scorso c'erano tipo, tipo 90 ⁇ gradi sì. a, fare, a, fare, a fare in Arabia Saudita. Adesso l'hanno spostato. Allora, giugno. Cioè, allora, allora, qui, allora, qui vedo. Eh, per, dubito che sia aggiornata. Perché c'è un buco da, dal 10 maggio al 19 luglio. Mi sembra strano, mm -hmm. francamente. Eh, va detto che comunque. Uh, sì, L'anno scorso non, giugno... per non per mi per ricordo per cosa c'era a maggio. periodo di giugno, effettivamente, non mi pare sia annunciato. Adesso, per quanto riguarda la, la WB3, credo non Comunque... ci sia. Eh, no, beh, no, un uno, uno c'è per forza. Adesso, poi, vabbè, eh... vabbè, faranno che ne so. Faranno qualcosa. E... No, il discorso Ma è questo. Guardate, male, no, no, no. Il discorso Come è discorso, discorso questo: discorso allora. questo, discorso questo, discorso questo. Uh, visto che siamo all'interno ancora dei tre mesi. Praticamente, no? Di, dei, tre mesi di, dei tre mesi della No Compete. Quale occasione migliore per fare Drew McIntyre contro Jinder Mahal con If Slater, arbitro speciale? La riunion dei Free NB. Quale, quale occasione migliore, direi, per fare, per fare una cosa di questo tipo? Eh sì. Con If Slater che costa il titolo. Ma se Slater non ce l'hanno più, l'ha licenziato. Eh, vabbè, certo. però, però è ancora. Lui intende che lo per... possono riprendere che cazzo Tipo vuol dire? come anche... hanno fatto con Drake. Esatto, anche Drake Maverick. All'interno ah, beh, della. Di... Beh, 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 cioè, siamo ancora all'interno di. Gli di fanno un'intervista. Te lo dico. Io, gli faranno un'intervista. Intervista dove dirà tu che sei stato il leader di questi due grandi campioni, e su questi, uno molti di questi due, di due qualcosa, di questi due, due, due zozzoni, sostanzialmente anche sì. Ma, ma, ma te, state tranquilli, e che magari farà to, un match a rock così. Un... Ora non è un candidato al titolo, tanto Rollins è un po' ah, duro. Almeno. Allora, la, sp la spieghiamo una volta per tutte. Questa questione di 90 giorni. Allora, la, la Slater è stato licenziato, cioè, comunque, è stato, è stato uh, ha ottenuto comunque il rilascio dalla, dalla WB. Però, siccome la WWE lo usa, cioè, siccome la WB lo paga ancora, sostanzialmente per i prossimi tre mesi per la, per la storia del, uh, della clausola classe. Di... Lo possono contattare. Esatto. Portare a Volendo, possono utilizzarlo ancora. Se lui accetta, ovviamente lui possono ancora portarlo. Agli, agli show, non so quanto lo paghino, francamente, per questa, per questa cosa. però. Possono... ah, vale, un gettone. però eh. se devono, che ne so, fare un segmento e chiedono per piacere se si presenta, lui eh, se vuole che si, si presenta, si. prende il gettone. esatto, esatto esattamente, magari sì, una cosa, una cosa come da fa Drake Maverick, alla fine, come, dovevano per, come dovevano fare, per esempio, per, per Sara Logan, che poi alla fine non, 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 ah, non anche, si sì, sì. Non avevo fine, idea. Non, esatto, non, non, si, non si è fatto. Uh, tornando a Rodi di ieri sera, andiamo a vedere il. Sì, diciamo, state vedere... tranquilli, comunque. Mal con MacInter sarà molto lontano. Prima gli date black e poi capiremo. Sì. Però oh, vabbè, è tornato Mal e viva l'India. Uh, domanda... Vi domanda relativamente a Mal in the Bank Femminile. Siete saltati sul mio carro, cioè. Uh, io sono convinto che vinca Naya Jax io sono convinto che vinca Naya Jax dopo il Nothing io sono 98% il 2 al, alla è, signora è con la il, lo tengo ma il 98% alla signora è quel, è quel Nothing che ti ha convinto a cambiare, a cambiare idea praticamente relativamente a relativamente... per me ha già vinto il titolo femminile c'ha già il titolo ah, okay. ha già okay. battuto bene. No, 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 lo, lo vincerà, lo vincerà, promo, dove dire lo, vincerà lo vincerà chiaramente il, 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 il titolo secondo me Nia Jax cioè... no mi fa sempre ridere che alla Fine, Becky ha promesso la distruzione di tutte le donne che ha affrontato. L'unica che, che non ha mai battuto è quella che la batterà. Tra l'altro bello il triple fretto femminile che hanno fatto, che han fatto uh, ieri sera. Eh. Bel segmento. Che io ho appena ho letto chi c'era, ho detto: vai a fare un rissone. Non sarebbe stato un mezzo. No! Dopo che la Jax ha fatto una no, no, ma fine. Ma, ma, ma il match non è un ma il match non è un ma Non è match, non, non è, neanche, allora, lo so, non, so non l'avrebbero neanche fatto. Io sicuro il rissone. No, io non lo faccio, no, io pensavo match. lo facessero. Però magari poteva finire in no contest, anche perché. Va detto una cosa no, sul no, no. su triple fret è, è, un è un po'. Non è, non è, è quello. Mai. Uno è quello. E due, puoi fare lo stesso risultato che stai facendo, facendo un rissone senza fare il match e sì. andai a vincente. Sì, Tanto sì. se la metti sul ring, diciamo che ha dei piccoli problemi. Poi sì. ce ne hai due che devono andare nel money in the bank anche. Meglio non romperle perché non hanno veramente nessuno di riserva lì. Sì. Se no ah. mi tocca. <ride> Veramente che ne so, Liv Morgan è e in the Bank. Se ne rompe un'altra. No, Liv Morgan non è il man in the bank, fortunatamente. Quindi no, ma non entra, ma eh no, se Morgan. faceva male a qualcuno, eh, quello c'è, poi, eh. Nel senso, eh, lì è molto più distretti Quindi, meglio tenersi tutte sane. Parlerei Però un è... attimo: io par parlerei un attimo, tra l'altro, anche di anche diciamo, di, eh, di Liv Morgan relativamente a, a, a ieri sera. Al suo, suo è il suo meraviglioso promo. Tra l'altro, di fine, diciamo, di sì. fine. Di fine match Provo che tra trap Morgan, credo... no scusa, Liv Morgan devo sempre ricordarmi questo. Hey, non stop me. Lì, Liv... no, quello, quello è Shelton Benjamin. Possiamo yeah, credo era Possiamo credo ma... mi sta ricordando no. Shelton Benjamin, Ha sì. alla, alla stessa cadenza al microfono, cioè, cioè quel tono e non lo cambia mai. Esatto. Poi vabbè, no, che gli che dicono. potremmo anche riascoltare quello che ha detto Liv Morgan o quello che Non ha detto. Wow! Uh, um. you know, Gina Byron I... I feel like <laughs> I've had... So many chapters, and there's going to continue to be so many more chapters of me. But right now, I feel I feel like a lot of people might. Sai audio. che solo l'audio sembra un po'. I'm still trying to figure out who I am and exactly what that means and exactly who that is, but I'm going to figure it out, and I'm confident that I will figure it out, Byron. <laughs> Sai che credo che sia una gimmick molto meta questa, questa qui. Nel tipo, nel tipo, non sappiamo neanche noi che cazzo Farfara sta qui, quindi glielo facciamo dire. Non so cosa sono, praticamente. Mi sembra, mi sembra una cosa molto meta. Più, guarda, più che Shelton mi sembrava Charlie Haas che imitava una diva. <ride> ma quella degli anni 2000, cioè quelle un pochino piccantelle. Infatti quei versi. No, no vabbè. Cioè Beh, una... è ve ma è, è, è la scelta un femminile stesso, cioè, riesce a dire la stessa cosa non cambiando Oddio. la voce nonostante Oddio. metta suoni nonostante Oddio. faccia quei versi. Ho, blocca ho bloccato involontariamente

Questo l'ho detto credo da tre settimane che avrete. Delle... Vai, eh, capiamoci, non hanno neanche loro idea. Riciclano il coso della Riot. via. Ma no, beh, no la Riot l'hai è... la Riot, la Riot allora, distrutta. Quindi... A me sembra abbastanza, chi... sembra abbastanza evidente: non hanno gente e si sono inventati questa cosa. Cioè, si sì, ci sono pu praticamente live, perché... inventati. Volevano pushare l'IV. E si sono inventati questa, questa cosa qua. Sì, cioè, gli hanno dato impasto pasto Ruby, ci sta. Gli ha dato una sta. persona in più. Eh, cioè gli hanno dato Ruby perché... e tra l'altro non hanno fatto il 50-50, quindi comunque... No, no, tanto Ruby non sanno che farci. Live qualcosa che è qualcosa che può anche essere ok, la facciamo lottare e vincere. Che è diverso da Ruby che è... Beh, però non è che stiamo... Boh, non ho idea. Potrebbe to fare un match con Becky. Non ho... c'è alternativo. Quello farsi uccidere da, da Nia Jax Quelle sono le alternative. Quelli, quelli, Morgan o un altro quelli match con quelli versione mezzo con Paolo Brosio. Come potete vedere, dalle, diciamo, dalle. Dalle, dalle sì. immagini. Continua a avere delle espressioni che Per il prescelto non molto di cazzo Già, sto va guardando. Va, va, detto col, va detto che col, col, diciamo, col fermo immagine è anche facile, però è, mo è molto fumettosa lei nelle, diciamo, sì, nelle, sì, nelle, sì. Nelle, nelle, nelle nelle Nella spere... sua caratteristica, Nel, nell'espressione eh? nelle in questa. Diciamo. <ride> Qui c'è questa è Liv Morgan che la spara grossa, per esempio, la classica espressione calbonesca di chi? La, di chi diciamo l'ha appena, appena sparata grossa. Da, eh, no, mi, se, mi sembrava fantastica che diceva di aver fatto mondiali di eh, appunto. Liv Calbone. E meno, diciamo, meno diciamo, come posso dire? È meno. Eh, come, come posso dire? Eh... Sono stata campionessa femminile a NXT. Cosa? No. sono stata ai tempi quasi fa... campionessa di NXT. Ho, fa... ho fatto il main event di WrestleMania. Come? Ho fatto il main event per 5 anni di fila. Così. così. Vabbè. Sì, sì, sì. No, cioè... Scusa, parla... Parla... Parlavate di, scher... di scherzosità. Io non ho visto i vikinghi. Cioè, quelli non sono gli stessi vichinghi di settimana scorsa. Dai. No, evidentemente hanno detto che cazzo abbiamo fatto e gli hanno fatto fare... Se... No, io allora, allora, io posso... te... allora io dico questo. C'è un'immagine un un bellissima. Fa que... Aspetta che te la, che te, che te la metto. Aspetta. Fai l'album. No, allora Immediatamente dopo praticamente la, la troll face che ha fatto, che ha fatto prima... C'è questa espressione di scoramento da parte di Morgan Che forse, forse si rende conto della, della qualità del promo che ha, che, che ha appena fatto. Proprio, proprio, se, se, ve la, no. se prendete il filmato. Mamma su mia, da, la monnezza che da, ho esatto, appena lì. Esatto, se prendete il filmato su wave.com e lo mettete a 0,25. <ride> ve ne accorgete praticamente. C'è questo, questo momento praticamente sì. in cui. Io, io, lancio, io lancio un messaggio ma, al dottor Pepsi Plunge. Eh, se do, se, ho l'idea malsana di Shelton Live, ma dobbiamo prendere solo ferme immagini di Live solo facce ne, neanche le mosse. Solo le facce. Cioè, diciamo c'è. Su Twitter ogni tanto c'è ah, tanto su, no, su, well. su Twitter ogni tanto ci sono: diciamo, le, eh, ci sono i Friday con scritto Wrestling out of context. Che sono, <ride> che sono, ci sono delle, diciamo, dei, dei fermi immagini notevoli, specialmente la parte di Vince McMahon. Uh, sì. adesso vado, vado, vado a prenderlo. Aspetta, aspetta un secondo. Vabbè, però io, ripeto, rimpiango i match simpatici contro karaoke Io l'avrei voluto. Invece sarà un match di tech team normale. Io... No, <ride> allora posso... dico una cosa. A me gli street profits, quando hanno iniziato che facevano i coglioni, stav... li, volevo, li volevo sparare. Sono diventati seri, comunque li, tol... li sono riuscito a tollerarli. Quindi, comunque cioè, è sempre il solito no, il problema. Buono. Gli street profits, se gli fai fare anche il segmento serio, qualcosa di buono te lo fanno anche. Il problema è che gli fanno sempre fare i coglioni. Promo. Gli fanno sempre fare i coglioni e quindi poi risultano... cioè mi stanno sulle balle, però ieri comunque no, no, quando no. sono diventati seri ho fatto anche un buon promo. E prima ma che ma devono erano far così... Devono far così. Un po' ridere e poi parlare alle... di serietà. No, il problema, problema è che... Non è... c'ho simpatici contro viching Canterini non è proprio quello che vorrei vedere così è più bello come di... le mazzoliamo vediamo che è più forte esatto, parlando di wrestling fuori contesto tra poco Eddie Kingston affronterà il Papa come potete vedere dalle ah <ride> dalle... bene, dalle... viva dall'immagine che... che abbiamo messo in, in sovraimpressione, viva. viva lui va bene Uh, no, tornando a Raw alla fine di, di ieri sera, vabbè, Lil Morgan, Morgan e Rubin è un match assolutamente identico a quello della settimana scorsa. Sì. con anche lo stesso finale, tra, tra l'altro, alla fine. Poi sì. poi seguito da questo memorabile sì, Power Band. abbiamo già detto, dai, quello è, quello è. Uh, Bobby Lashley contro Denzel De uh, Continua lo split tra, tra Lashley e Lana. Tra l'altro, con, con la scusa: eh, il, con il mio la scusa... sogno è vederlo nel Money in the Bank. Ormai. Non so, vedremo, vedremo se, se sarà... E, e, è il mio sogno. Il, il, la, la mia idea, appena eh, ho visto Apollo con le stampelle, è stato, to, l'ha rifatto anche l'altra volta, torna a Samuel Joe. Però il mio sogno è ero, eh, erotico. Da fan è, entra Bobby, quasi vince, Lana lo distrae, si nuda e lui si distrae. <ride> Dice, non dovevi venire dietro di me, sto vincendo! Non In so. tutti i sensi non dovevi venire, sì. <ride> va basta così per cortesia. No, comunque no? Vabbè, io il Babumch l'ho fatto, l'ho fatto, ma ha fatto ma ha fatto molto, ridere la scusa che hanno che hanno Sì. è stato divertente, sì, così. No. Eh, Babilec quando fa questi Perché? perché non mi vuoi tra le balle? Eh, perché sei molto figa e quindi Perché sei sei così molto... bella che è Esatto, non sei, mi molto, sei molto distraetta. Lei, ovviamente, non essendo. esatto. Non essendo particolarmente brillante, evidentemente, dal punto di vista del, dell'intelligenza, evidentemente se l'hai bevuta. Ma ha fatto molto ridere che. Nessun... Questa è il miglior Lash, no? ma ha fatto molto ridere che nessuno dei commentatori, essendo uomini, nessuno dei commentatori si è bevuto, praticamente, questa, questa boiata da parte di. Da parte di Perché? Lashley. Perché non c'era l'ora del commento. Perché si è loro, tutta. Aspetta che stavi saltando, ripeti quello che hai detto Dicevo, la fortuna è stata che non c'era l'Oler al commento Perché la, la battuta era lì, eh Arrivava Ecco, perché si sono portati dietro l'Oler? Cioè, non lo so, non, per... non, non l'hanno messo al commento? Evviva Sì, lo so, Ma però metti da così. Non, è che, non è che è meno rischioso per la sua, per la sua salute, francamente non, è. non importa, non ha parlato, non ha fatto battute ha fatto il suo lavorino di un Ma minuto Ma poi è du a due minuti. Cioè, perché due minuti è durato. Sì, che appena è appena arrivato, ho... arrivato. Appena arrivato, oh. gli ha detto: È meglio che ti levi dalle palle, perché mi so sa esatto. che, che qui è rischiosa e, e l'ho detto. Buona e idea. Io e non ho si... <ride> e, non si è, e non si è più visto. E io ho detto il miglior face di sempre. Quando l'ha detto Macketer, Ha urlato: miglior face di sempre. Vai, diglielo. Poi... Ora. Poi per, poi per promuovere al meglio il torneo per i pesi crusi di NXT, Akira Tozawa è stato squosciato da Jinder Mal in, in, in un minuto e mezzo. È vero che Tozawa è di Raw, prestato a NXT, però Ops. diciamo, non è una grandissima Ricordo, Non è stata no, una grandissima è, idea. Come al solito, non è una grande no, pubblicità. Ma lo capite? Quello che ha detto. No, anche anche Phillips, perché. Della... Former Surprising WWE Champion. Quindi siamo a quello, Former Surprising WWE. Champion. No, ma poi più che altro eh, se ne è discusso anche di questo nell'Observer, nel nell server nel, 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 nel Radio di, di oggi. Cioè, comunque, tutti questi cazzo di jobber che comunque portano a ROTI, tipo che gli poti è, da NXT. Gli cioè, cioè, sì, tu, tu dici che sono tutti in NXT, è vero che poi alla fine non lottano mai a, a NXT, non sono quelli i nomi di punta. Però, effettivamente, ah, non, è, non è fai no, venire non non fai una bella punta. Non, esatto. non fai una bella pubblicità. Perché comunque tu dici cioè, la, alla persona che non guarda NXT, tu stai sostanzialmente dicendo involontariamente: ah, quindi mercoledì sera io vedo questi qua che, che, che perdono in un minuto e mezzo in questo modo. Non è che ho questa grande voglia io di vedere questo programma. Sai? Ecco. Non è, non è diciamo Ma una, posso grande, capirlo, una grande idea. Perché, perché anche io sono sorpreso della durata del match del più grande tech team del ventiduesimo secolo: cioè le sparde li squash in 40 secondi, no, match. Beh, sono durati... Quanto sono durati? Non sono durati tanto in più, eh? Se andiamo, se andiamo a vedere. Eh, 4, no, beh, 4 minuti! fatto un match! 4 sì. minuti! 4 minuti, dai, non è durato... Eh, ma no, comunque... No, il denzello è durato. Norma normale, diciamo, dai, normale. Comunque, sai, co sai cosa? Sai eh... cosa? Nei match, nei match tag lo squash, essendo in due, è anche... Lo cioè, puoi allungare. Esatto, sì, puoi allungarlo sì. perché comunque hai detto, cioè, devi, proprio, devi proprio distruggere tutte e due in 30 secondi non ci fai questa gran, gran figura. Lo puoi portare... Vabbè, avanti ma tra l'altro la prossima, presa, prossima settimana posso. ci pensano quegli altri due, vai tranquillo. Ah, gli altri due di NXT, cioè... Io, cioè, sono cioè sono se se io sono sicuro che... Non, non come sono sicuro. Si chiama. Sì. Comunque ne so parlavo sicuro. oggi però. con Michael. Cioè, comunque alla fine almeno a Ricochet qualcosina sta andando. È ovvio, non è un grandissimo... Uh, spot però almeno gli stanno costruendo un tag team. Almeno lo fanno ripartire in quella maniera e lo tengono eh, in televisione oh. piuttosto che fargli fare il job. Eh. Meglio tanto i sì, sì, tag team esistono. non esistono, va bene. Oddio, non esistono. abbiamo tempo MVP di cambiare i suoi prediletti ogni settimana. Però è, è una Poi è MVP e tutti contro loro due. Tanto. Io sono... Sicuro, Fermo, fer mi ferma, ridere, però... ferma, ferma, ferma quello che stai... ferma, que e... ferma quello che stai facendo perché stai saltando ripeti quello che hai detto no, sono nella cantina a dipingere mi sposto okay. ripeto, io non sono sicuro però mi farebbe se la fai da MVP ogni settimana trova i jobber e glieli manda contro perlomeno li mettono in tv mm -hmm. soprattutto Ricochet e Alexander No, quello sicuramente è il difensore. Discorso... Rido il discorso... se la prossima settimana è con Partella e Parker. E dice: No, questi due non erano i migliori. Questi due adesso sono i più forti. <ride> e va così per un po' sempre, sempre con, le, con le pippe però, faticare, sempre con le pippe finché ma va bene finché eh. finché non gli capita la botta di culo dove ne becca, dove ne becca uno giusto alla fine, fine poi alla fine vanno, vanno avanti che poi sono gli indiani che bello arrivano gli indiani e dicono ci pensiamo noi ci dicono a Smegna vediamo sempre gli stessi tralasciando i Forgotten Sons vabbè quelli hanno, eh, hanno eh, portato, esatto hanno portato su i Forgotten Sons quelli hanno di base poi figuriamoci adesso praticamente in questa, in questa situazione diciamo che Tegas e non ce li però dovevano dare un'iniezione nuova e esatto, vabbè hanno ci è toccato loro vabbè saranno i prossimi campioni di coppia dai che ci rimane eh, ma il problema è Riker per me non con gli altri <ride> due uno l'abbiamo ampiamente capito che per te il problema è Riker guarda è uno ma, scandalo se non ne avete parlato smet ma, smettila. ma smettila ma smettila ma era un minchione qui è che è peggio viva e eh, tutti gli altri ma basta Uh, dicevo, eh, lo shake up quando lo fanno? A sto punto non penso lo, lo faranno. Perché comunque non, cioè, è inutile che fai lo shake up. Se poi comunque non, pu non puoi portare la gente, per esempio. Capisci? Cioè, rispondo a Fight Owens. Uh, non credo abbiano in mente di fare uno shake up in questo, in que in questo momento. No, 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 comunque se, se lo fanno... fanno, si va per l'estate quando capiranno Questo, che succede adesso l'abbiamo detto dopo Money in the Bank non c'è uno shake up eh. Figura, figuratevi ma anche può essere però no, avrebbe ne... oh. allora avrebbe senso più che altro perché rimiscoli un attimo le carte delle persone che hai però il problema comunque rimane lo stesso comunque quelli che hai a RO li sposti a SmackDown e quelli che hai a SmackDown li sposti a Raw sì. e comunque alla fine farai sempre le, le stesse con le stesse persone sì, quindi... praticamente, sì, praticamente mm -hmm. sì anche perché diciamo aspettano l'estate la... lo, sh lo shake up, up lo shake up oltre allo show televisivo di base serve anche per i live event ovviamente non li hai in questo momento, quindi eh, diciamo no, che viene, viene meno anche un'utilità diciamo, di uno spostare. Di un, di un, di un, di un... Vabbè, ma Spettura. se lo fanno è quando avranno più idea di come si prolunga la situazione. Infatti dicevano, tipo estate. Prima, prima dicevano in, diciamo in, uh, in, uh, in chat uh, che, uh, che il vincitore del man in the Mac maschile. Uh, che secondo me sarà per esempio Alistair Black terrà la cintura almeno fino eh, la cintura scusa, terrà la leggetta almeno fino al 2021. È ampiamente sicuro, sicuro no. Però è, è, è possibile: ampiamente possibile una cosa di questo no, tipo No, con un campione così come Drew. O gli metti un heel, puoi tentare di dargli un titolo fra qualche mese. O, o aspetti. Io sono molto sicuro che non, to, possa non essere Black. però Prodera Black è uguale. Cioè, anche a un, a un evidente sesto uomo. Lo tiene per un bel po'. Perché comunque, Drew ora lo push non sta andando bene. Chiunque dei 5 6 del Money in the Bank non è che ha bisogno di incassare ora. Ci vuole un po'. L'unico è Ray. Top. Però, dai, Ray ha già avuto e ha già dato. Dai, eh, o, o veramente sarà il sostituto, praticamente. Di, eh, sarà praticamente il, il sostituto di. Eh io sento, la, sento quella puzza lì, poi può vincere anche Black, eh? però il discorso di Black è sempre quello che si è detto nelle varie settimane, glielo dai però e eh, dovrai tenerlo per tanto tempo, fi almeno finché Drew è eh, in questa rampa qua, poi quando sì, verranno i Money in the Bank verranno incassati quando ci sarà il pubblico, quindi ce sì, li teniamo sì, lì. Uno dei due, il femminile non lo so, no, dipende chi lo dà. Il femminile secondo me, visto, visto anche la storyline che stanno facendo, eh, o perlomeno che vuole iniziare Becky secondo me se lo giocheranno E i due vincitori lo possono incassare yeah. subito, Naya e Sasha possono prendere e incassare, non c'è problema. comunque la storyline ci sta. Sasha è evidente, Naya, vabbè. Che gioia, vabbè, che a lei facciamo la foto. Allora. Però abbiamo tutti gli altri no. Chiedo scusa. Abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda il videogioco della WWE perché è uscita tipo la release, la release ufficiale del. diciamo del, del, mm -hmm. del videogioco. Uh, allora, uscirà per PC, PlayStation, PlayStation 4, Xbox One, uh, Nintendo Switch e Stadia, che è quella di, quella di Google praticamente. Di Google, sì. Allora, c'è eh, scritto. Un allora, c'è scritto, scritto che uh, praticamente uh, okay. sarà un, 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 un gioco di lotta archeidone dove praticamente i giocatori uh, faranno match di wrestling usando personaggi uh, customizzati e WWE, uh, superstar, eh, superstar della, della WWE. Uh, praticamente i, i, i personaggi si fanno pugni e calci, si lanciano praticamente uh, si lanciano durante, durante le contese. Um, si può attaccare l'avversario utilizzando delle sedie, uh, dei pali, degli alligatori. Uh, dei barili esplosivi e delle macchine che cadono dall'alto. Sì. Uh, i... Che bello! Sì. Uh, praticamente, uh, in una sequenza, i lottatori possono scalare e possono subire la scossa da una gabbia elettrificata mentre cercano di prendere delle borse di soldi. Uh... Sì, è, una, è un archeidone, sì, sì. sarà un, una cazzatona. Sì, ci saranno le gabbie elettrificate. Beh, quindi, se avete sempre sognato di rifare il tag team match che fecero a Impact molti anni, anzi in Pay Per View, era in TNA molti anni fa con la gabbia elettrificata, questo è il gioco LAX contro Team Team che... d Esatto, Beh. esattamente con la gabbia elettrificata. Match, match non orribile, match non... orribile. Oh. L'unica cosa che come avevi capito, la, 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 la gabbia elettrificata perché perché quando Hernandez è andato contro, le luci si sono spente a cenere. <ride> Beh, certo. Eh, eh, è, mio, è il mio terzo match, TNA peggiore di tutta la mia vita il secondo è un match di Delfu Gunther barra Riker il primo ovviamente Sting eh, però questo è il terzo eh. me lo ricordo bene che schifo una merda sì. eh, cioè, per esempio Johnny della New Legacy che dice spero che WB batta Gran Sabbia con un martellone gigantesco <ride> potrebbe essere una cosa secondo me ma ce l'avrà dai lo tira fuori da... voglio, voglio il commento di Cole che no, chi era? no era non era che lo Chi... impala. Chi era Col Chi... Chi era che continuava sotto in aria il martellone gigante? LOLer. Era LOLer. Sì, LOLer che dice "Guarda quel martello, com'è grande e poi di che fa la famosa battuta, lo sta impalando". <ride> Va bene, col, col col martello, cosa che credo che sia. Con silenzio seconda. poi seguito da un silenzio di 6 <ride> esatto, secondi. Esattamente. Uh, uh, cosa vi è piaciuto della puntata? Facciamo rubiamo un pochettino la Uh, non voglio rubare la gimmick dei pro e dei contro a Michael. Uh... A Michael e gli altri in Rest in, in Five. Però, uh, cosa mi è piaciuto del. diciamo, cosa è non, e non vi è piaciuto praticamente della, della puntata di, di RO? A me non è piaciuto. Vabbè, cosa può piacere? A me, da, no, da, 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 dagli ult gli ultimi 90 minuti li ho trovati particolarmente pesanti. Di, di anch'io, allora... non me li ricordo. Eh... Non mi ricordo solo lo stato. Ah, firma. ecco di cosa, non... Me... non abbiamo parlato della, della mega top 10 che ha caratterizzato l'intera puntata di RO di Porca <ride> di... puttana, quanto <ride> mi fa no, io? Io ne ho solamente. Allora... C'è cioè, Sting <ride> contro Triple H, no, vergogna. No. No, ti dico, ti dico. allora, io capisco che molta gente vorrebbe. aveva anche solo sognato di poterlo appoggiare a Trisce. Ma mettere. Il segmento di, di, questo, di questo è il top. È il top praticamente della tua Nella carriera. Della, tua della carriera. carriera di Triple H, sì. ma stiamo scherzando. È il, mo è il momento e più vergogna. alto. Vergogna. È il momento più, no, più alto, praticamente. Comunque Io quando ho, non visto non ho visto, non Steve... hanno messo quando ha battuto Foley. Non hanno messo quando oh, ha fatto oh. le... quando, quando ha vinto il suo primo titolo del mondo. Non hanno messo un sacco di cose e mi metti. Triple H che lo appoggia a Stefani a, a Trish Ma stai scherzando? Aspetta, tra i primi che lo a Stefani è successo dietro le quinte Più volte, quindi non, sì. si, può, non si può Diciamo non Sì, si sì può. ho capito, ma era tra i primi eh! <ride> non si può dire Poi, tipo, tra, allora, po, allora Ok Va bene, divertente ma cazzo, ma il segmento lì dell'invasione della, della WCW lo fanno vedere almeno una volta al mese, ha rotto il cazzo, Perché sei... Vince ci ma ride perché? ogni volta. Ma perché? Perché dice, ma, perché? Ma, perché? ma perché? Non sei contento di continuare a rivedere il momento in cui Triple H ha invaso la WCW e ha vinto da solo la Mona Night War? No. Perché è perché, no. perché, no. perché que quello che stanno dicendo, alla fin fine, eh, se andiamo, Ma certo! Se ma allora, quello dobbiamo. mettetelo in testa. È il come si. È l'aperitivo sega di Vince McMahon, cioè vedere Triple H che fa l'invasione di WCW il perché che... è il figlioccio il Che, che spiega... batte la concorrenza. Il che, spiega... il che spiega, per esempio perché ci fosse Sting anche in... Sting, in quella instink. Oh, Madonna, perché Sting? No, io, io, quando vi... allora, io quando vi ho scritto Triple H, ho scritto a un amico che l'ha guarda... che... guardato stamattina ho detto, se viene messo quella roba lì. Può vincere il money in the bank anche a Capolo Cruz perché tanto se questo è il metro. Cioè, Sting, ma, ma stiamo scherzando? Con i vecchi, quello è un momento storico della carriera di Triple H. <ride> vabbè, l'appoggiometro la ho detto: L'appoggiometro, 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 sì, sì l'appoggiometro Vabbè trash, però ammetto che a Sting. Mi è salito il nervoso come ho visto in chat eh, stamani. Cioè, Anch'io ero col caps lock. Eh? Cioè, Sting con i vecchi, <ride> che, che cioè, io che me lo ricordo. Che ricordo che iniziato, hanno iniziato con Triple H che fonda la, la DX Army, che è comunque un bel momento. È uno dei momenti migliori. Mm -hmm. E poi ti buttano dentro. Che poi la cosa che fa ridere era questa. Se notate, il primo i numeri, disp i numeri pari erano delle cose fighe. I numeri dispari erano tutte delle puttane erano dei segmenti comedi. Non, non ha senso. Non, non lo Vabbè, so. Per, eh... Perché scusa? Vabbè, prendetelo no, Scusami, scusami. All'APO gioca un Scusate, perché, perché il segmento di venerdì a roa ha senso? Cioè il finale più che altro no. del segmento di venerdì di, di Rò. Sai che? Mi, astro, a, ti avrei detto che mi aspettavo. Mi aspetto a questo punto che la celebrazione continui anche domani a NXT. Uh, con, mm. uh, con però qualcuno Penso che mena per il collegamento. segmentino no? lo fanno, da. Scusate un attimo, che stavo, stavo bevendo. Un segmentino NXT lo fanno, va no, tranquillo. Però, però, vera cioè, però veramente. Cioè, io capisco il ruolo. Ma lo fanno serio? No, NXT è la sua creatura. No, no ma ti spiego. Lui. No, fammi, fammi finire il discorso che volevo fare. Cioè, eh, e senza. No, non, voglio, non voglio sparare su Triple H, perché a parte che è molto facile, però eh, è anche abbastanza ingiusto. Però oggettivamente. Uh, cioè, cioè, leggende più grosse anche di lui, oggettivamente dalla WB hanno avuto molto, molto meno a livello di celebrazione, Se andiamo mm -hmm. a eh? Ma lo sappiamo tutti perché politica, cioè. allora, è una cosa esclusivamente politica. È una cosa esclusivamente politica, questa cosa, intendiamoci? Allora Quindi. sì, sì però dico anche questo: ehm, io sono convinto personalmente che comunque Triple H nel business. Forse non è ai livelli di tanti altri, però sminuirlo, soprattutto per quello che ha fatto tra 98 e 99, non sto dicendo di 2000, di smin... dicendo... secondo me. È no, attenz attenzione, attenzione, non sto dicendo che debba essere sminuito, però. Uh, faccio un esempio: tutta sta manfrina per. il 20... deve essere calibrato. Esatto, tutta sta manfrina per i 25 anni di Triple H. Uh, cioè, se devi fare una roba del genere per i 25 anni di Triple H, uh, Steve Austin che cazzo, devi, devi, devi fare? Due mesi di show, praticamente contando, contando quello, quello che ha fatto. The Rock, sì, non, sì, The rock non sì. parliamone. Uh. The rock, non parliamone. Quindi, cioè. Mh... È un motivo. Cioè, questa, questa rivalutazione di Triple H, oggettivamente, è un po' esagerata, lo è. Eh? andiamo a vedere. La, la, però Ma la capisco. La, cap la, la capisco, la capisco perché comunque è un dirigente, soprattutto il marito della figlia del capo. Quindi, comunque è una situazione. È una situazione. Chiaramente basata anche sul, nepo, sul nepotismo e sulla politica, quello è, quello è ovvio. È più politica è che nepotismo. Ma è, è tutto, proprio è sta tutte e due, due, perché comunque nel momento, nel, momento in cui, nel momento in cui lui è entrato a far parte della famiglia, è diventata anche una questione nepotistica. Cioè, è, chiaro eh, che comunque, sì. cioè è chiaro che comunque lui eh, diciamo, del fatto di essere parte della famiglia, si sia ampiamente approfittato anche durante la sua carriera, non è, diciamo, eh, non è l'esame, sì, diciamo, non è, è l'esame sta a dirlo. Intendiamoci, cioè ha fatto, no, ha, ha fatto no. oggettivamente. Cioè, oggettivamente, molti al suo posto allora, avranno fatto la stessa cosa, eh, non, lo metto, non lo metto minimamente Allora, in... Assolutamente. Io, però, cioè, ti dico: è vero che ne ha approfittato, per, ripeto, ne ha approfittato soprattutto quando i, i grandi se ne sono andati, lui ne ha approfittato certo, tantissimo, certo, e certo, certo. sarò sempre il primo a dirlo. Certo, 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 certo. Il regno del terrore e tutto il resto, però, però. Tra 98, 99 e 2000, e purtroppo non poi 300, il 2001 perché per ovvi motivi, eh no. lui ha fatto cioè oggettivamente tra il 90, no fine 99 e, il e nel 2000. Lui forse era il miglior il che c'era del business, sì? e forse uno dei migliori il di sempre. Sì, eh. sì, 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 senza... Questo, Il miglior senza... ci sta. No, tra i migliori il di sempre, sicuramente, non il migliore, perché c'è sempre una no, no, eh. no, il tre migliore, migliore no, è sempre... oh, lui è tra i migliori il di sempre. Migliori, cioè, se tu mi chiedi i miei preferiti, io ce lo metto, no, 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 lui. Ma, eh. ma, ma sono, soprattutto sono... Nel, nel 2000 Sono d'accordo, sono. <ride> sono d'accordo, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Triple H del 2000 è il. Tipico heel che non vuoi che se ne vada via, ma lo vuoi vedere preso a calci sì, in culo esatto. da qualcuno? Sono d'accordo, sono, sono sì. pienamente d'accordo. Ed è forse chiedono... uno dei migliori heel che abbia mai visto. Mi chiedono, è un po' il Dennis Rothman della WWE, dai, lo chied... esageriamo. Uh, nel senso, non esageriamo eh, nei, nei, nei eh, confronti di Rossi un, un uomo che si è fatto Carmen Electra dappertutto, come lo vuoi giustificare? Sai che non l'ho Sto aspettando che escano tutte e otto e poi me lo guardo. Dieci, no, vabbè, dieci. Allora, io, 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 io ripeto: non è uno spoiler perché la storia si conosce. Beh. Ma Jordan che bu butta giù la camera e lo prende all'orecchio e lo porta via da Las Vegas, penso. Non, non vi Netflix può fare quello che vuole. Io voglio quella scena, la voglio rifatta <ride> con gli attori. No, anche perché, entra lo anche, con perché poi, anche Mi a, No. Uno degli argomenti, per esempio, uno degli argomenti, perché ovviamente si parla di Rotman, eh, uno degli argomenti della, della, della terza e della quarta puntata di, della, di The Last Dance è, la, è Detroit, cioè comunque... La fama che si era fatta quella squadra, che era una squadra che menava come dei fabbri infatti eh, erano, bad boys, i erano i bad boys, i Bad Boys di Detroit, che erano tanto... le squadre più odiate della, della Lega. Va detto, non che Utah fosse tanto da meno, se andiamo a vedere, no, no, anche, no. Anche, anche, Utah... Utah, anche Utah menava tanto. Eh. La Casuarda era un po' Sean Michael. come... A di Shawn Michaels. Sì, chiaro, rapportati come, se rapportati, rapportati a Detroit. Cioè, Detroit giocava proprio per far male, sostanzialmente. Giocava proprio per far, per far le merde. Detroit? È Triple H del regno del terrore. Però sono così anche, loro, però, cioè, però anche sono cattivi e vincono. Cioè, anche Utah, comunque, a livello di, eh, a livello di diciamo, di, di menare, cioè L'H Jordan l'hanno fatto loro e tanto anche, Malon non era poi, nei miei occhi, vorrei Malone, Stockton, eh. Car, Car Malon non era poi tanto diverso eh, rispetto. Eh, rispetto Il a, a Stockton caro mio, scuola, anche, scuola cattolica e universitaria. Anche, ha no, una Stockton, Stockton era un altro che effettivamente menava tanto durante, durante la vita. Solo che aveva sempre quelle espressioni. Solo che aveva sempre quelle diciamo che era, era, molto, era molto così. Era molto da pesce adesso. L'espressione di, eh, di Stockton Ma come, io sono una persona buona. Faccio... Poi lo vedevi in campo e faceva le stronzate. Tipo, gomitata sì. al re. Uh, Federico... la bianco, botte, piccolino, le dà. Sì. Federico Buffa. Sborio... Sborona. Federico Buffa lo chiamava, lo chiamava il mu... cioè, lo chiama, lo chiama tuttora. Tra l'altro, il muto lo chiama. Perché effettivamente lo guardi. Non, non, ha, non ha mai un, diciamo, un, 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 un particolare sussulto. No, è uh, sempre, per, emozioni... sempre il sorriso, esatto, per il emo football, emozioni, emozioni non, ne ha mai, non ne ha mai tirate fuori, cioè visivamente intendo eh, tirate fuori in particolare tante Stockton durante il suo brutto. Però, come giustamente dice Federico Buffa. E questa espressione facciale, questa, diciamo, questa, questa senza di emozione che gli ha consentito di zanzarsi i palloni delle Olimpiadi durante, quando è andato a giocare il, al, nel Dream Team sì, sì, sì. a Barcellona si eh, uh, è pronto i palloni delle finali. E chiama lo scemo, aggiunge anche. <ride> Qu quando io prendo il discorso che fece Becky una volta no? che anche nel mondo di altri sport ci sono gli il stockton è il perfetto cioè no non gli potevi dar torto perché come facevi a dargli torto però gli devi dire oh ma rubi i palloni <ride> e lui eh e allora <ride> ti ho dato una gomitata e quindi sono stockton te lo posso fare sì. ma sai ma che buone. io ho scoperto che ho scoperto questa cosa qua vedendo il documentario dei beastie boys che quando erano sotto i primi concerti che facevano, che non li conosceva nessuno, loro facevano i promo da il, da il ispirato al wrestling, perché Rick Rubin era un fan del wrestling. Mm -hmm. E quindi sì, si facevano via dalla tutto, cioè, vogliamo ricordare che la WCW prese due giocatori NBA per un match, cioè, sì. per, perché comunque erano i due avevano Beh. quel tipo di personaggio vabbè Beh, poi mazie, fecero mazie eh, poi, eh, poi, poi, di, poi Però, di fatto cioè, dirti... poi di fatto loro ci marciarono sopra perché comunque poi effettivamente eh, quando fecero il famoso match a Bash the Beach chi andarono a prendere andarono a prendere Dennis Robbin e Carmalona che avevano appena fatto la finale praticamente Sì, ma erano i due, erano due più personaggi ma scoppiò, cioè erano due scoppiò anche uno scandalo cioè, scoppiò anche uno scandalo perché comunque Uh, perché comunque per uh, Cioè fa è famosa questa storia. Uh, praticamente, mm. uh, Dennis Strotman uh, non si presentò a un, alle a un allenamento uh, dei Chicago Bulls in pieni playoff. In pie no, non era in fi nelle finals. Era nelle finals? Mm. O era mm. nel no, era in stagione era perché in stagione. era già accaduto la roba di era Vegas. Era in stagione. Cioè, comunque, fa, sostanzialmente lui non si presentò a un allenamento uh, e di divenne un caso praticamente questa cosa dei Chicago Bulls. Perché non si presentò a un allenamento? Perché andò a Nitro. Cioè, lui a... Mandò, sì. mandò a quel paese Chicago Bulls per un non, allenamento di Chicago Bulls a quel paese andò a Nitro tra tra tra... tranquillamente. Come... Come non... Non eh, sono ma ma scusami, quando, quando Jordan, nel, nell'episodio 3, dice la famosa frase: Questo non ci ritorna. Non lo dicono per, probabilmente perché non avranno i diritti per le immagini. Però è ovvio che il riferimento è: Questo qui andò a Nitro nel mezzo dei quasi playoff. E disse vaffanculo. Sì, cioè, sì. Lo sanno, era sì, così sì. Sì, sì. perché Rodman gli piaceva, diceva: Io vado là. Mi, mi pagano, vado così. E Jordan, è comunque, vale. e Jordan è comunque uno che, vabbè, che era. Che Jordan sp spadroneggiava nello spogliatoio dei, dei Bulls Ovviamente, perché comunque era Michael Jordan. Beh, lo so, però. No, oh, però, no, però il discorso, con... cioè, discorso è questo. Lui comunque, di, lui comunque di Rodman, dal punto di vista de, 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 come giocatore, lui si è sempre benissimo. Cioè, comunque, lui l'ha sempre, sempre definito. Uh, con Rodman vince. Vabbè, ma con, con Rodman, ma lui a livello, è... a livello cioè, sentimetri che... per rimbalzi presa uh, lui disse Jordan. Eh, cioè, Rodman è mm. uno dei più, mm. più forti giocatori di serie. Il miglior cervello degli ultimi 40 anni e ha pienamente ragione Ha pienamente ragione Mi... Il miglior difensore degli ultimi 40 anni è eh, che aveva quel cervello, Sì, sì, esatto. Trombava, te li trombava dappertutto e diceva: sì, Voglio andare fatto, in vacanza. Si, oh, è fatto un lista, si è fatto una lista, si è fatta una lista di diciamo di conquiste abbastanza importante, direi. Di questa... Beh, Madonna, quanto è <ride> durato Madonna... il mattino? Madonna, con Madonna. no, no non, 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 non si sono sposati. Non sono sposati, sposati con Madonna eh, un vero, un anno vero. e poco più, un anno e poco più. Quando sì, è stata stanotte, stati assieme sì. però... per un anno. Si sono frequentati, sì, non si sono anche qualche mese, però speso bene. Cioè, Roma è uno dei migliori giocatori. Però un pazzo, sì, cioè era, era conosciuto per, per quello, in quel, ma Giordano quel lo terreno. sapeva, ragazzi. Quando Giordano lo, lo va sapeva. a prendere a la Las Vegas perché questo vinci, però è, è un bambino, Va da Nitro, sì, perché mi piace, però è uno di 30 anni che fa Nitro. Vabbè, è, è pazzo, lo vedi anche solo adesso. Con che è il tipo. Ho visto l'intervista, vabbè. Aspetta, c'è un'intervista del 91-92 dove lui è vestito da Goldust. L'ho rivista no, qualche la giorno sua, fa la sua, eh, botta di culo, la sua botta di culo se vogliamo. Eh, la botta di culo di Rodman quando era quando era in Chicago Bulls, poi torniamo al wrestling. Eh, è il fatto: Beh, com come dice, come dice, stato come, stato come, stato. come dice sempre, giustamente Federico Buffa nel famoso speciale su, uh, su Jordan: è che lui ha avuto la fortuna di, di andare a Chicago Bulls. Uh, e di avere. La, il perfetto contraltare a livello tecnico in Phil Jackson, perché Phil Jackson lo ignorava sì. completamente, cioè lui, lui si dipingeva i capelli di, di qualunque colore possibile e immaginabile e Jackson lo ignorava lo, quindi, quindi comunque c'era questo equilibrio molto 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 bizzarro all'interno di Chicago Bulls esatto esattamente Bill Jackson era solo Jackson, un buddista può Jackson è un, è un diciamo è, è un personaggio è un, cioè, ma tu cosa Bill allora, Jackson poi, cosa è un personaggio fantastico si è vestito da da Goldust in un'intervista seria di SPN Visto Beh, da cioè, ricordo, ti che uno che ti scrive che nel, cioè uno che ti scrive in intervista si stava facendo fare un pompino mentre rispondeva alle domande vabbè comunque parlando di parlando di e parlando di cioè, Phil Jackson, uno, uno, la, la, la cui autobiografia. E, eh, e praticamente l'arte della guerra di Sun Tzu leggermente modificata se andate se andate a prendere è un caso un po' particolare uno che si presenta con cappe... quella che ha letto in VP esatto uno che si presenta uno che si presenta con, al colloquio con cap cappello pen penna, penna ciabatte e collanina tipo, tipo le grottaglie quando è arrivato alla Juventus diciamo che è comunque un personaggio molto, molto, molto particolare lui tra l'altro si era poi me. Uno, che, uno che praticamente poi va a allenare il Los Angeles Lakers e si mette insieme alla figlia del capo quindi diciamo che cioè, è un personaggio molto Vedi, anche molto, lì, molto anche particolare. È... È, molto, è molto particolare, anche però, tanto di, tanto di cappello okay. perché comunque è l'artefice comunque a livello tecnico. Di sì, forse sì, la scuola sì. più forte di sempre per quanto riguarda il basket, eh, il basket mondiale. Senza non mm. togliere ai Golden State Warriors che hanno fatto anche il record di vittorie, quei bulls, secondo me, no, no, erano no, un'altra no, cosa. I bulls sono, sono una roba, roba ripetuta. I, I bulls dei 72-10 credo che siano un'altra cosa, francamente, rispetto, sì, Con tutto certo. rispetto eh. questi bulls. È un altro, sono è un altro basket, anche, mi, rendo vedere, conto eh. che anche, mi rendo conto che è anche un altro basket, però. Secondo me quei Bulls lì sono ancora Secondo me una cosa Ma quei Bulls lì sono, no, lo... sono la cosa più vicina Cioè anche un appassionato di wrestling mi può piacere. Cioè c'è talmente tante storie Anche il Kukoc che lo... non c'è in questo documentario Perché gli sta sulle palle a tu Eh ma lui è un'altra storia Cioè lui è, è un Puoi prenderlo come, come io prendo un cornetto Cioè uno che ti la racconta nella sua versione E ti dice quello lì dice delle menzogne Quello lì è falso, quello lì è così Perché quella squadra è ripetibile Cioè 20 versioni di quella storia per allora, quello è uh, cosa abbiamo dimenticato di, di Ro? alla fine? Di, uh, di argomenti praticamente. Del... Ah, vabbè, Abbiamo detto tutto, no? e, vabbè, la firma del contratto, classica firma del contratto: tornato Murphy a abbracciare il suo maestro, to, sì, mettiamolo così. Sì, sì ben gestita ben per quanto le firme del contratto ormai ha rotto il cazzo perché sono tutte uguali. Però Drew esce sempre bene. Diciamo che Drew sta sì, andando sempre sì. bene. Sì, sì. forse è Drush... uno dei campioni che trattano meglio degli ultimi periodi. Lo trattano abbastanza seriamente, Beh, fa lo scemo io, però vince io, le sue... Allora Murphy ho avuto la netta sensazione che, lì, che fosse lì ieri sera giusto per prendere le botte, sostanzialmente, quindi... Sì, perché non le può prendere sempre set, e in più Drew deve vincere ogni scontro adesso, quindi ci sta, qualcuno le prenda. Eh, mi dà però l'idea, adesso magari sbaglio, però mi dà l'idea che non... non ci sia sta grande... Uh, diciamo sto, sto grande piano per lui. Eh? Cioè, è, mi sembra che la stable. È vero che, è vero che. Sì, esatto. È vero che, ins, che, inseri, che Comunque, ieri sera hanno reinseriti lui. Ma ancora, comunque, va in giro con la scritta Disciple. Però non, lo non li vedo no, molto, non leg molto legati ragazzi, a due. La lui, stable c'è già adesso. È l'Accademia Vega e serve a quello a prenderle. E Murphy è nel limbo. Ora servirà per prendere un po' di botte da Drew perché Seth non le può prendere sempre, se no non, non, ha, sen non ha senso fare un match dove lo sfidante le piglia sempre. Se vuoi tenere Drew in questo momento cioè quello, così, cioè Drew così mi funziona. Da, mi dà l'idea che l'abbiano inserito: sì, è vero, è del suo discepolo, è ancora, è ancora sto legame, però sostanzialmente non, non mi pare abbiano grandi piani per tenerli assieme. Intendo. No, li faranno fare un match eh, per quanto penso sia probabilmente diventato metto già le mani avanti, per me è uno dei migliori match che vedremo a Raw se fanno Murphy McIntyre perché se gli danno un tot minuti Murphy con McIntyre fa ville dicono giustamente è eh, di che può esserci ora dicono giustamente, il problema è che la stable di Rollins ha gli otto out, Murphy che torna, su che torna su Rollins, no, non lo farei in questo momento No, no devi portare Piuttosto, che piuttosto, dagli, dagli, piuttosto dagli altri due discepoli e rifai la stable. Eh, ma chi però? Quella cioè, è sono sempre, sempre Quello è una bella domanda. Secondo no, me aspettano. Quanto è fuori quello degli otto of Pain? Oh, eh, Tre mesi. Si è fatto, è, si è fatto il, 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 il bicipite o quadricipito? Non mi ricordo. Bicipite no, quadricipite se l'ho fatto la prima volta. Eh, però è so. eh, altri sei mesi. Si è fatto eh, male me due sa. mesi fa. Me eh, arriva l'estate. Eh, almeno direi perché, comunque, è eh, 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 eh Rezar praticamente. Rezar che si è fatto male. Sì, sì, Hakam c'è, Hakam è disponibile. Eh, però... si, è fatto male, si è fatto male un mese e mezzo fa, quindi eh, non mi ricordo. Il, diciamo il. Diciamo, Vabbè, eh, se, se comunque si recupera velocemente, non si parla di giugno. E stiamo parlando di tanto. Allora, allora, all eh, allora, allora, eh, strappo il bicipite. Quindi, 7-8 mesi. Dicevano eh, esatto, 7-8 mesi. di, di eh, assenza. Alcuni recuperano ottobre. più facilmente. Eh. Si, parla, si, si, si parla di si, ottobre, si va no? Di più, 7-8 mesi. Perché si è fatto, fatto male a marzo. Quindi, 7-8 mesi sarà ottobre. Come minimo, eh. ah, proverà comunque a rientrare. Prima, però, ma siamo no, lì. No. Eh, cioè... Ma non c'è motivo. Questi, non, questi motivo. non li rimettono. Non c'è motivo. Non c'è cioè, motivo. C'è veramente molto tempo. Li mettono insieme. Non... Tanto in questo momento il gruppo il che le prende c'è. Cioè, Rollins sì. da solo. Comunque fa il suo Tutti... va bene. Allora, una cosa, Owens non si, non Owens, non si sa perché non c'è. Non si sa se è lui che si è rifiutato. Se non lo sappiamo perché non stanno okay, usando. e se... Evide... cioè, A me sembra palese che sia lui che non voglia venire perché mm, mi, mi sembra molto da strano da che non lo usi. No, no, si dice doveva avere una fai da Corton. però se lui non si presenta che cazzo fanno eh, stanno a casa può essere anche tutti e due che hanno detto ciao Orton può Owens se non lo smolli da casa non, non si muove ma giustamente c'è un figlio c'è una moglie due figli una vita due, due anzi eh. però Orton, cioè, poi non mi ricordo se lui vive a Tampa o vive in o vive in Canada eh. non mi ricordo non credo Abbiano case qua diciamo nella Florida mi sembra stiano ancora dove erano prima quindi sì ma comunque il discorso è sempre solito se Owens non si muove anche se non è che lo prendono con gli sceriffi della Florida non esce non va ci avrà altri motivi per, per, per fregarsene tanto titolo non glielo danno ecco mettiamolo così se non è per avere il titolo per grandi cose Owens perché si deve muovere per vincere Money in the Bank? Boh può anche essere, ma cioè, a me sembra, sembra palese che sia Owens che, che abbia deciso di non andare a sto punto. E non lo menziono più, quindi sì. Vediamo, vediamo un po' cosa, cosa uscirà praticamente. Uh, Cos'è quello uh, è la, la differenza, Se non ti presenti non ti menzioniamo. è anche, è anche vero quello. Oh signore. <ride> aspetta che, stavo, aspetta che... Guarda una cosa, fammi vedere fammi vedere un... Eccoli, oh, non... sì, eccoli. Eh, oh, no, eh, cioè, non so se avete seguito in questi, in questi giorni. Pr praticamente c'è cioè, la saga, e eh, se ne è, è parlato anche a diciamo a propaganda live. C'è eh, mm -hmm. la saga di tal Ferdinando Nigro su Facebook. Eh, che è praticamente sto qua che fa diretta su Facebook e poi si addormenta in diretta. Ah, <ride> sì, ho capito è il famoso uomo della diretta Instagram addormentato. Dimmi. No di Facebook. Praticamente, cioè, ci sono in questo momento due, ah, eh, vabbè, 2000, 2500 persone. In questo momento che stanno guardando sto qua che sta dormendo. Ecco qui abbiamo l'immagine in diretta. Ma in italia, un, un altro personaggio lo aveva fatto su Instagram. Sì, che eh, ne copia eh, l'idea e eh, eh, lo so però vabbè, non è neanche la prima volta che ci sia uno comunque che si, si, si addormenta no in, ma questo in Instagram è stato grave eh, perché quello di Instagram c'è cioè il telefono che suona si sente ma e non si sveglia ma anche la questo, gente che gli ma scrive ma, esatto, ma, ma è questo, eh, cioè anche, anche questo qua la prima volta c'aveva il telefono praticamente che gli che gli, diciamo che gli, che gli nuova sveglava. moda ragazzi esatto. se, volete, se volete se volete puntare vestitevi da Carol basket e addormentatevi con lo stream Fate un botto. Non, no, no. non credo, non credo, non credo, non credo. Guarda, nel frattempo. Tenete la divisione accesa. Come scusa, no, mettete anche ro. Se volete fare proprio il bingo. No, mettete. Bene, ro... se no, cosa vi ho saltato? Credo niente alla fin fine, perché comunque i match li abbiamo coperti tutti della, della puntata di rodi uh, di ieri sera. No, non abbiamo parlato del diciamo: dei, uh, del, del Six Man. Six Man, ripeto, interminabile, veramente troppo, troppo, sì. troppo, 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 troppo lungo. E, e va detto tutto che tutto ha tenuto... per portare al match di Apollo. È quello, è quello dopo. Sì, quello dopo non è, non è stato neanche malissimo. Tutto, tutto sommato il, il match Vabbè, dopo, eh, però, però diciamo sta, hanno, eh. portato avanti, hanno portato avanti la storyline. Di, diciamo di eh, sì, del esatto, Ginocchio, il titolo esatto. Lo, che mi è sembra ve avevo, lo, avevo, lo avevo accennato così, che e... è domanda. Era una canzone, devo mandare. Ah, okay. sì, sì. uh... L'ho accennato, lo accennai così perché non sapevo cosa ci potevi fare con quel titolo. Sì. Vabbè, lo danno a lui. Ci dicono... ci Poi dicono... penso che se lo perdo lo perdo con un altro dei... uomi... esatto. degli uomini della Vega. Ci dicono... Il rimorchiatore lo metto in primo posto. Ci dicono giustamente ah, in... Tra l'altro, io voglio. Io, io, spero, io voglio il porno tra Charlie e right. Engel Ah, smettila! volevo Guarda Ma che, che Garza Oliato. Ci arriviamo, eh. Garza che si presenta tutto oliato Gli dice: Vuoi unirti a me? Guarda, guarda, guarda Che la fidanzata, la fidanzata di, Char, di, di Angel Garza secondo me darà impasto Charlie Caruso alle tigri di, di Angel Garza Datemi eh? un free <ride> a questo punto, <ride> dai. <ride> sentiamo, eh, infatti, libertà vedere. perché? Sì. Perché sì. restrizione? Non so, non so cosa porterà questa, questa situazione, <ride> francamente. Con Cesar, guarda, siamo lì, eh. Ci manca poco, che arriviamo all'olio per massaggi. Fra un po', eh. Sì, vabbè, Le avete tutte. Vediamo un po' cosa, un po cosa succede. Ah, uh, no, non lo scopa, altro... dai. Eh. Vabbè, eh, beh, adesso la vedo un po' complicata con la storia del, del social distancing. Però vediamo un pochettino cosa. Diciamo cosa, cosa si inventano. Uh... Never say never. Sì, eh, lo so, però insomma, non vedo come possano mo motivare. Non vedete una zedina che se la prende un po' troppo con Charlie Caruso? Beh, date le domande che fa spesso Charlie Caruso, non, esatto, <ride> non, non la è, biasimo non è in storyline, eh? perché comunque fa delle domande stronze. Oh, così, distratto. Charlie fa delle domande stronze in storyline. <ride> è stupide eh, esatto, anche. Sì. Esatto. Esa yeah. Esat es esattamente sì, stavo guardando un attimo eh, delle, delle immagini, delle immagini cioè, tipo, c'è la, la Caruso che sta facendo praticamente dei push up con un cane. Su, con un, con un cane. E anche su... il Garza, no, anche il, Gar anche il Garza, no. Fortunatamente. Ma una volta che usa, lo possono usare i social per le storyline. Nel, nel, nel frattempo, diciamo, non, come si dice, non, non, abbiamo, non abbiamo notizie più di Kyla Braxton che non si vede praticamente più, da mm. diciamo, da, da restare in avanti. Un'idea, un un ce l'abbiamo del, del, del motivo. Però, però diciamo, non, 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 non ve non, la diciamo. Potete eh, immaginarla potete immaginarla, diciamo, contando che non si vede, eh, che, non si vede che non si vede praticamente più. Sto guardando le ultime, le ultime storie, eh, Praticamente, di, mm. di, di diciamo della della, de, della Caruso per vedere se ha postato qualcosa di, di, di interessante. Eh, NXT lo registrano, registrano domani. Se non ricordo, se non ricordo male, sì. non penso. Domani che, non in diretta, e poi registrano la puntata. No, non è in diretta neanche, perché neanche Royeri era in diretta. L'hanno registrato, eh, registrato nel pomeriggio praticamente perché. Mm. Cioè, come la... hanno fatto oggi Esatto, come, come ieri. Esatto, hanno registrato un round nel pomeriggio, poi alla sera hanno registrato la puntata della settimana, uh, della, settimana della settimana prossima. Dove, che, de, de, nella quale l'unica cosa annunciata credo che sia il match di coppia, no? Il match dei Vucky Raiders contro i Cosi, contro i... Eh, eh, il team VIP Experience contro Alexander Ricochet. È vero, è vero. Uh, nessuno show è più in diretta. Uh, no, settimana scorsa erano in diretta. Settimana scorsa erano. Era... No, da questa settimana. Esatto, da questa settimana praticamente non saranno più in diretta. Uh, perché praticamente registreranno una volta ogni due settimane e registreranno due puntate per volta. Quindi. Uh, quindi praticamente uh, una puntata sarà sempre registrata al pomeriggio per poi essere rimanuta la sera e l'altra praticamente sarà poi registrata la sera per poi essere rimanuta la settimana dopo anche perché fare una puntata tipo in diretta dalle 8 alle 11 e poi registrare quella dopo finisce alle 3 del mattino non è il massimo della vita secondo sicuro. me è un mezzo anche per chiamare più gente perché se fai ogni settimana non è più difficile, così teoricamente invoglieresti il, 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 il il titubante a fare, vieni, fai due, fai questi show due fai giorni di poi, poi esatto, poi vai in quarantena. Praticamente, poi ci rivediamo. tra un Ti un fai giorno. una settimana a casa, e eh, poi li facciamo così sì. fino a che non si migliora, esatto. penso l'abbiano fatto, per quel motivo sai quale sarebbe, così. sai quale sarebbe l'ideale? Probabilmente fare ogni tre settimane, se possibile, perché così almeno hai anche ma hai lo fanno anche quello, vai, tranquillo Eh no, ne fanno due per adesso. E però, se, però se vai a vedere eh, registrando, ma... cioè registrando, di, registrando sempre di lunedì, alla fine hai due se riparti il martedì non riesci a fare due settimane le giuste praticamente di, di quarantena fai 13 giorni alla fine se facessero tre settimane hai anche il tempo di poter fare la quarantena Vabbè, cioè, ci arriviamo perché tanto se la partiti con live poi semi live vedrai che piano piano eh, vediamo, vediamo, che vediamo che succede vediamo anche come saranno le restrizioni poi in uh, in florida e negli altri diciamo e negli altri stati naturalmente allora, uh, Daniele Zimbardi, vediamo un pochettino perché sono arrivati alcuni, alcuni commenti. Adesso un attimo che li, che li, che li vediamo. Eh, un secondo sì, solo. Si, che andiamo... Poi andiamo a dormire. Esatto, sì, sì, poi andiamo tranquillamente a dormire. Io vado a rivedermi per la terza volta, a Jordan, uh, nella stanza che fa la svega Ok, va bene. Allora, avete mai pianto per un match? Uh, sia di sì, gioia sì. che di tristezza. Io, ad esempio, ho pianto a Shawn Michaels contro Anateca della 26 e tuttora è probabilmente l'unico match di Michaels che non ho mai rivisto. No, pianto no io um... sì Brian quando ha vinto il lì ho sì. pianto Sì, 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 sì. abbiamo c'è anche, anche la video abbiamo esatto esattamente abbiamo ancora il, il video uh, pianto di rabbia uh, ritiro di edge ecco mm -hmm. Pi più che un match lì, lì il più il perché perché te ecco un pochino mi è sceso no ti dico, no, ti dico quando ti dico, quando, quando non ho pianto ma mi sono sono stato molto vicino a farlo Uh, durante mi sono veramente commosso durante il, la puntata tributo di Rho a Eddie Guerrero, quella. Vabbè, è un caso un po' a parte perché comunque è una morte. Ah, è, allora io anche io con Brian è una morte. primo, è, primo ritiro, è un, no? Ok, però ti dico, è una, lì è una morte quindi comunque è, eh, lo è so, anche sì, normale. Sì, sì. Però quella, quella puntata lì è stata una mazzata perché comunque è stata una puntata mm -hmm. pesante a livello di, di contenuti. Sì, allora la cosa più vicina al pianto di emozione allora è l'annuncio di Brian, quello, lì, mm -hmm. quello di Edge. Sono i sì. due che un po' sono arrivati, pianto un gocciolino. Mm -hmm è uh, uh, probabilmente è l'unico match di Michaels che non sono riuscito a rivedere. Daniele Zimbardi. Eh, eh, con, eh, Show Michaels take a viva 26. Uh, Matteo San Germano. Chi prenderà il posto di Apollo Crew? Mi piacerebbe uno tra Owens o Styles? Styles non lo so. Possibile, Styles non penso. Sare diciamo, vediamo se poi lo spiegano. Però vediamo. Uh, Owens dipende se lui è... sarebbe magico. Um, beh, ma, eh, no, Magico è un altro personaggio, come dice la, la sigla del nostro programma. Um, no, serve Magico proprio per, per tutto. No, no, io, so, io, io l'ho detto, io sono, penso di euro su un vincente del Money in the Bank, chiunque sia, basta che si capisca. perché lì Rimango dell'idea che, dell che sia Alistair Black il vincitore del Money in the Bank, però vediamo, vediamo che succede. Uh, sì è la mia seconda opzione però rimasto... Lorenzo Lorenzo, fatto Lorenzo Visani che ci ha fatto questa domanda già per il caffè ma è arrivata fuori tempo non sono riuscito a rispondere che ne pensate di Dino Bravo? è stato un talento sprecato o una vittima del suo successo? bella domanda perché bella domanda. Allora, talento, io non, talento, non lo sprecato, talento sprecato direi di no francamente perché era un, era un alto periodo era un alto periodo quindi uh, quindi non, non ti so dire Talento saggato. Eh, Ma non ho mai, mai visto nessun match di Dino Bravo, sinceramente. Non l'hanno mai, quindi... mai spinto più di tanto in, in, in WWE no. Cioè, per dire anche cioè, nel periodo di push maggiore l'ha avuto al fianco di Earthquake, francamente, eh, contro la fine degli Ottanta. Però non l'hanno mai spinto più di tanto, praticamente. Non lo sapevo di mai, però. Quello che si è capito, de... da, diciamo dall'episodio. Vittima, che... vittima del suo successo, probabile. Perché comunque il... sì, sì, c'è sì, sì, sì. sostanzialmente la tesi che viene portata avanti durante Dark Side of the Ring: che questo avesse legami molto profondi con la criminalità. Criminata... Eh, scusatemi. Con la crimin... criminalità. Ce la farò. Con la criminalità organizzata, con la mafia, appunto. E sia stato fatto fuori, quindi sì. Di fatto, eh, cioè, l'ho detto come battuta tra, tra di noi. Però eh, sostanzialmente, quello che viene detto in Dark Side of the Ring è sostanzialmente: Eh sì, Dino Bravo aveva contatti con la mafia, l'hanno fatto fuori, eh. Che cioè, eh, sì, eh, l'hanno sì, fatto fuori. L'hanno fa fatto, fatto fuori, e vabbè, cioè, è quello che, che, è che viene definito. Un finita. po' la stessa cosa della puntata di quell'altro lì, come si chiamava Gino, Gino qualcosa. Nella prima Gino, Gino, Hernandez, Gino Hernandez Sì, anche Gino lì, sì Hernandez. siamo lì Lì è, si, si parla di omicidio Però sì, si è esatto. uguale, Un po' il discorso è quello che lo, so, lo so che come, come l'ho detta fa molto il dottor House che dice, ah è morta, e eh, vabbè, però eh, eh, vabbè. sostanzialmente <ride> Ragà, di, vabbè. di qualcosa bisogna pur morire. Eh, però eh, eh, cosa si deve fare? Esatto, la, te la, la tesi è portata avanti. Cioè Se sentite le parole delle persone nel, nel documentario, bene o male sono quelle, eh, se andiamo a vedere. Sì, esatto, non è che, che si sì, vabbè, inuendo sono quelle. Esatto, dai, esattamente. Che avesse contatti... Che diciamo avesse un po' legato il suo successo a certi risultati con questi tizi, esatto. e poi non lo devi spiegare, ci es Esattamente, esattamente. Uh, e basta. Non credo ci sia emozionato io alla, alla live, sex depression. No, io ho ri riso di gusto alla live, sex celebration, lo ammetto. Uh, tra l'altro Live Sex and Depression dove, 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 dove a un certo punto avevi guardato anche una tetta di lita eh, tra l'altro nel, sì. nella, nella versione diretta diciamo sul, sul me... network sul network sì. ovviamente non si vede questa parte però mm. a un certo punto si vede, si vede una bella tetta di lita a un certo, a un certo punto diciamo perché, ricerca, perché, 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 sostanzialmente, sì. perché sostanzialmente perché, sì. perché questo perché la Davide B essendo, perché B, essendo un sadico sostanzialmente ha detto esatto. allora vo, eh, voi dovete fare sta roba però dovete spogliarvi durante, <ride> sotto le coperte dovete essere dovete nudi, nudi cioè dovete essere nudi e infatti eh, diciamo <ride> hanno fatto questa, questa cosa stavano assieme in quel periodo quindi non era particolarmente complicato per Angelita però diciamo che è stata una cosa particolarmente particolarmente bizzarra e particolarmente divertente chissà se una Pucciatina gliela data in quell'occasione, non credo abbia avuto il tempo, francamente. Non credo abbia avuto il, il tempo. Cioè, anzi, anche, ci sono anche delle foto dove se, un... dove, se non ricordo male, prendevano anche abbastanza in giro Edge, perché non fosse particolarmente eh, come, come posso no, dire: no, lui l'ha detto in un'intervista. Non... Non, non, non era, era non, tot... non era particolarmente Totalmente... coinvolto, Mettiamola così: se vogliamo questo, questo ah, termine di no, termine, diciamo era che era mollo, non era an ana anatomico, non era anatom anatomico. Titicamente coinvolto, mettiamola così, dal segmento. Ecco. Tanto l'ho preso anche per il culo durante un, durante un segmento, credo. Per, per, questo, per questo motivo. Ecco. Yep. Cioè, Faccio vedere, eh, oh, certo. vedere la foto. Faccio vedere la foto. Ma uh, buono, direi che non. Eh, anche se era difficile resistere alla vita di Colema. Sì, gran bella, gran bella ragazza, effettivamente. Gran, gran bella donna. Tra l'altro, eh, ripeto: a me spiace che lei sia. Cioè, le, ne parlavamo tra di noi, anche qui come battuta. Però, alla fin fine, se andiamo a vedere, quella che è rimasta col cerino in mano, è veramente Lita. Perché comunque Lita è ancora single da quello che, da quello che ci risulta. Sì. Almeno, almeno ufficialmente. Tutti gli altri sono sposati: sì. maritati. Certo con, sposati, maritati con figli, figli e più figli. Anzi, quindi poi, poi, mi spiace anche per, per lei. Tranne cioè, ma Punk non ha figli però si sì, però si sì, è, marita è, so, è maritato anche... è maritato è maritato <ride> è maritato ti ricordi, ti ricordi il fumetto che girava con, con Lita e, con Lita sì. AJ, che, e, diciamo, e eh... AJ che diceva fammi, chiamami Lita? Esatto, sì esattamente, lo, lo trovate su internet, non, non spieghiamo la storia, una, una cosa un pochettino. È, una, è, è un fumetto che è stato appeso nel backstage e che pare abbia fatto molto arrabbiarsi, sì, è, giustamente anche, tra l'altro perché comunque non è, non è gentilissimo tutto sommato come, come, no. come fumetto. Va perché bene. praticamente perché e nasceva tutto dal filmato, dal, dal filmato video, di AJ dal filmato con AJ da bambino che, che andava, andava da, lì. da lì te diceva voglio diventare come te da esattamente, grande. Esattamente, Lo è diventato in più sensi. diventata in più sensi, sì, mettiamola, mettiamola così. Contando, contando che si è sposata in Punk. Ma buono, direi che possiamo fermarci qua per questa sera, anche perché è quasi l'una. Grazie a Mattia di noi. Ciao, buonanotte Grazie a Gianluca Rouge che non c'è più, perché non, perché ma, non, ma, non, non, non sentiamo più Gioia. Gli Ever Rise saranno invincibili! Ma smettila, finiscila. Uh, grazie ancora al dottor Federico Ramo e a Tommy Ferrari, che ci hanno fatto compagnia in precedenza per parlare di fase 2 di Covid-19. Ci sentiamo, uh, non so quando a questo punto, magari facciamo una diretta di cazzeggio, o comunque ci troviamo per il gaming nel, nel weekend. Con il Brest torniamo tra domenica e lunedì o in anzi ah, no no che, scusa che, che cazzo dico domani cioè, esce no. domani per i nostri patron esce il, uh, la terza puntata di back in the day dove abbiamo parlato delle ingiustizie di Wrestlemania io Mattia e il, il nostro buon amico Maxis Awesome uh, tra l'altro parlando di patron ve lo, ve lo ricordiamo da venerdì Qual è il primo venerdì? Da venerdì, apriremo sì. anche la possibilità di abbonarsi attraverso il canale YouTube con gli stessi prezzi. Eh, e metteremo praticamente tutti i contenuti su che abbiamo registrato per il Patreon. Anche, eh, anche per gli abbonati, ai vari livelli, ovviamente, con la stessa suddivisione del patto. Quindi, se non, magari non vi fidate del Patreon, ma volete comunque abbonarvi, ci sarà la possibilità anche di utilizzare, eh, di utilizzare direttamente il nostro canale YouTube, YouTube.com. Quindi, domani, nel pomeriggio, credo alle 14, uscirà eh, la terza puntata di. Eck in the day per i nostri al patron e poi da venerdì anche per gli abbonati al nostro canale di YouTube. Perché devo creare tutte le, eh, tutte le fasce eh, tra, sabato, sabato, tra sabato e domenica. Credo il Wrestling caffè sul patron con accesso anticipato almeno al secondo livello e um, e poi eh, lunedì per tutti, per tutti gli altri. Martedì prossimo un nuovo appuntamento con Wrestling Cafe by Night alle ore 22. Regalo di compleanno: il back in day, grazie, ragazzi. No, grazie a te, grazie a te, Alessandro. Grazie, grazie a Alessandro te. Per... Anche ah, contando, visto che comunque eh, sei iscritto al patron. Quindi, comunque, grazie ancora doppiamente per il, tuo, per il tuo contributo. Vi lasciamo con la nostra sigla finale. Che, è, come sempre, è magico magico Wyatt. Grazie per averci ascoltato. Buonanotte, alla prossima! Ciao Grazie alla grande. La strana mascherina che indossa sempre Ebrei è il dono di un maligno che è sempre accanto a lui. La maschera è speciale, è magica perché può sempre trasformare Brey in fin, fin di break. Magico magico whyat, magico magico whyat, arriva e mene, mene, arriva e quando vuoi scomparirà. Magico magico whyat, magico magico whyat, che magie, che, che magie, lascialo entrare quando vuoi. I pupazzi della tua casa sono uno più brutto dell'altro Han formato un arcobaleno Tutto splendeo che merda Magico magico waia Magico magico waia Arriva e mena mena arriva e quando vuoi scomparirà Magie, magie, magie di Waia. Magie, magie, magie di Waia. Magie, magie, magie di Waia. Oh! magie di Waia. in caffè by Night, vi è stato offerto da Resta in caffè by night Costiamo vi è stato... Cucinini su misura ad alta specializzazione, monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti, porti via più monti tu. Uguale prezzi d'ingrosso, FPA di Bruno, Corso Potenza 183, Angolo di Alucento, Torino.